Eccoci qua, ciao a tutti. Allora, ciao Buona. Vediamo un po', stiamo iniziando. Fatemi controllare un po' di cose. Come al solito. oppla, allora, buonasera a tutti quanti. Ciao a tutti chi ci segue sul canale Betteste Italia. Ciao Cristina. Ciao. Buona cena, buon dopo cena. Ciao gente Cooper. Ciao Luca, ciao Bede. Ciao, ciao. trovati. Bentrovati, bentrovati. piccola premessa come, come è capitato anche qualche mese fa questa diretta è realizzata in collaborazione con Nao su cui potete vedere della Sovasi in streaming come sapete va in onda ogni lunedì in lingua originale e poi lunedì dopo in italiano la serie eh, che tutti attendevamo tantissimo e che quindi, stiamo qui, seguendo un grazie allo sponsor sì. e un sempre sia lodato qualcosa del genere quasi sì, esatto. <ride> liturgico No, vabbè, sì. diciamo che um, abbiamo fatto delle dirette simili anche l'anno scorso. Questa sera noi parliamo di The Last of Us, ci sarà ma anche cammina. un ospite. L'anno scorso? Che Sergio, ma, che che dici? ma che dici? Di era mesi... eh, era l'anno scorso, porca. Beh, la realtà è che era il 2022, invece adesso siamo nel 2023, anno in cui si svolge anche la serie di cui parliamo. Vrufi, grazie per averci seguito. Grazie Enrico. Ah. Buonasera. buonasera. Qui, qui della conoscenza. Qui c'è della conoscenza. C'è della conoscenza, c'è della conoscenza. Ah, eh, eh no, perché cioè, tentavo di capire come è molto re... bravo. Bene, ottimo. Attenzione, Vess ci dice: Grazie per aver spostato a stasera visto che ieri grazie. lavoravo. l'abbiamo fatto per te. Esatto, l'abbiamo fatto eh. anche per Luca. Esatto. <ride> <Perché> <ride> grazie grazie con anche Luca. Sì. In realtà, anche fatto per... per vari motivi. E anche per Andrea che voleva rinnovare per il 127 mese consecutivo. L'abbonamento alla Bad Family. Viero. iscrivetevi: rinnovatevi, che qui c'è il caro carburante. Qui, qui, ragazzi, servono gli abbonamenti. <ride> servono, le, servono le subscription Bernie Non sa più come fare. Cioè... Esatto, comunque, allora, The Lost ragazzi, iniziamo subito eh, parlando <coughs> di cosa avete mangiato questa sera per cena, c'erano dei funghi? Non sì, più, io, esatto. riso <ride> sì, sì, ho fatto un risotto al codice, <ride> esattamente. Sì, sì. È vero, è vero. Finferli io, ragazzi, effettivamente con i Finferli inizio ad avere qualche problema. Se, <ride> se ci penso, perché insomma, no, eh, io, okay. io quando ho scritto lo speciale, quello sugli infetti, che mi sono riguardato un po' di, um, di spezzoni su YouTube del documentario sul codice, sul cordicex, insomma, ce l'aveva fatto la BBC anni fa. Comunque siamo qualcosa di di agghiacciante considerato Madonna. che fanno effettivamente quello che, che, che fanno tra virgolette nella, nella, nella serie tv e nel, nel videogioco vabbè insomma paurissima ma a voi piacciono I o, 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 o gli infetti cioè, a no, me i funghi sì no. piacciono cioè, non tutti anche a me, anche a me. No, ma cosa dice allora, sì, sono cosa ci fan. No, no, anche io sono, ma in funghi? funghi. Vede. Ah, Vede. No. sì, sì, esatto. No, è volevo... solo per sapere, perché qua cioè, poi potrebbe esserci: diciamo, mano a mano che la stagione andrà avanti, potrebbe diventare un po' indigesti, diciamo, visto che eh, nel primo episodio si, si vedono, diciamo che poi si vedono stasera. Noi parliamo esplicitamente della prima puntata. No, non sono impazzito, non sono stati impazzito, beh, stavo cercando beh, di, beh, di beh, introdurre sì, l'argomento un po'. Hai visto, Luca? Prima ha fatto tipo... Fatto un attimo Mi metto la... sfocato, come la vecchia. <ride> Stavo cercando sì. di introdurre l'argomento diciamo, con un... citando un'altra serie Sky, Masterchef, insomma. È... Parlando di fumo, tutto qui. No, perché volevo capire allora, la vera domanda è, quanti di voi sono fan di The Last of Us, il videogioco e ci hanno giocato? Credo noi tre, tutti e tre, abbastanza c'è qualcuno che ci sta anche rigiocando in diretta qui sul nostro canale Twitch il Dvd, tra l'altro seguendo capitolo per capitolo praticamente la serie in maniera pedisse qua e, aspetto, e Bryce avete giocato per, uh, ah, per, uh, eh. per uh, il remake che, che già in realtà uh, costa meno tipo 59 lo troviamo quasi aspettiamo sì. ancora un po', no l'ultima che ho controllato, era 59, pare no? Boia no, 15 euro in meno l'ho visto in giro quindi... Davvero? Ah sì? Quindi, c è, c è ma un... sicuro che non è The Last of parte 2? No no parte 2 l'ho visto The Last of Us parte 2, eh? in... no, no, parte 2 costo... 10 euro, no, che... della... 10 e... 2, 10 euro. Sotto Natale allora, 10 eh, Ma per PlayStation Amici 4 4 perché la versione 5 non esiste ancora Sì sì. Ah, non no, però scusami, no, la... ah però gira su playstation 5 No, sì, sì, si puoi si può fare l'upgrade sì. Uh, sì. però non c'è un upgrade con eh. i grilletti adattivi no, e no, con il frame rate sbloccato è una versione un po' più fluida ma basta cioè, niente di, mm. di, beh si sì, sì, anche perché mentale. quello che era uscito il Play, sì, eh, diciamo detto, ricordiamo detto, che la parte 2 sì, uscì dopo il primo lockdown <ride> e diciamo che è stato traumatico regalandoci delle sensazioni Esatto, veramente. molto emozionanti. Allora, aspettate, faccio giusto per non rimanere indietro con, con troppi commenti. Perché sarà una serata piena di commenti, speriamo. Eh, quindi, iniziamo da. Vabbè, ciao, Iannacle. Oh, attenzione, che qua si impalla tutto. Ok, grazie per averla fatta di sera, ci dice Cristina. In realtà, l'hanno spostata stasera per evitare che ci fosse la... no-Francesco, doveva esserci, <ride> però eh, purtroppo non è... Non, non è potuto intervenire. Speriamo intervenga la prossima. Di Babylon parliamo meglio domani, guarda, io l'ho visto ieri sera, però stasera non è propriamente la tematica da trattare, polpette e funghi, la cena intanto è arrivato, il nostro ospite graditissimo eh, che presentiamo fra un istante, ecco qua proprio ci sono molto belli. Allora adesso parliamo, parliamo proprio della, della prima puntata insieme, magari poi entriamo più nel dettaglio dopo. Scusate, solo io l'ho Quindi, spoiler. No? A prescindere dal fatto che, che parliamo della prima puntata e basta, te Berni alla fine l'hai finita di vedere? Oppure... No, solo. Solo io l'ho vista tutta. E immagino sì, che suppongo, io... non lo so, se Lorenzo, vabbè, dopo ce lo dirà, però ecco io. Beh, ma ah, no, Beh, okay. non lo so. allora l'ha vissuta. La vissuta. Io <ride> Ciao, Pasquale. <ride> Ciao Pasquale, scusate il colpo di tosse. Allora, introduzione. Luca, vuoi introdurre te il nostro ospite? Mh, ma certo, bellissimo. ma certo, ma certo. Allora abbiamo l'occasione, infatti gentilissimo grazie mille di avere con noi questa sera Lorenzo Scattorin, attore, doppiatore di una marea di cose tra le quali Joel due volte. <ride> Quindi bisogna esatto. ricordare che appunto Lorenzo ha interpretato Joel sia nella versione videoludica che sia PS4 che sia PS5 e ne ora nella serie TV di Now. Ciao Lorenzo! Ciao. Quanto Facciamo tempo, mamma mia! È vero, un bel po', sì. Come Buonasera stai? Buonasera a te. Bene, guarda come sono conciato. <ride> Tutto bene. Ho fatto una discreta corsa, però. Ce l'ho fatta. Grazie, grazie, Scusate un di ritardo. <ride> Ma che ritardo? Cioè, hai tagliato un po' di semafori. Sì, 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 sì. esatto. No, allora eh, era a esatto cavallo domanda. come, come Joel in realtà. Nel... Sì, esatto. con, lo scooter, no? con, la, con la neve, è... ma è vero, ti, ti muovi con lo scooter? Sei, sei giù a Roma? Sì. Eh? Si può dire? Sì, sì. No, ah, no, sei no adesso, adesso sono a Milano. Okay. Ah, adesso che sei a è? Milano, ok ma infatti Bede prima ha detto una cosa e io sono che effettivamente curioso vuoi? perché mh, tu quando ci siamo sentiti ieri Lorenzo mi dicevi che ieri sera avresti dovuto vedere la prima puntata, giusto? ce l'hai fatta poi alla fine uno? ok, non ce l'hai fatta alla fine di vederla, no. ma no guarderò ma... con carinissima stasera ah ok quindi già stasera posto, la mia domanda <ride> dopo era quando pensi di guardarla ok? ma perché voi per adesso? ho disinteresse ovviamente ma perché devo vederla da sveglio innanzitutto, <ride> per un certo orario, a un certo punto non mi godo più le cose, per cui insomma lavora, lavorando eh, mh, poi sei stanco, di... io voglio vedere le cose e godermele e quindi... Mm, giustissimo, giusto, sì, sì. anche perché la più prima, più prima puntata più dura un'ora e venti. Eh, allora, sì, sì. sì, 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 quindi c'è sì, da, da trovare il tempo. E... Mm, eh, eh, esatto, esatto, esatto. Secondo un po' meno e adesso vedi, no. non so se si può dire. Se lo sai, le prossime sono, usci sono, sono usciti i, i minutaggi, okay. però per sicurezza dico solo la terza. No, la terza, pure è bella dura tanto. Eh? Sì, sì, sì. Ah, ok, tipo, tipo la prima, sì, sì, sì. Esatto. Oh, okay, okay. Ma allora che faccia facciamo scateniamoci pure. Se abbiamo qualche domanda, se vogliamo riempirci esatto. i quesiti. Che dire, allora, no, ne... la prima cosa, vabbè, visto che qualcuno eh, ce l'avrà, eh, se se lo sarà anche chiesto, ehm, l'abbiamo anche citato prima, tu hai già visto tutta la prima stagione, come in realtà hanno fatto alcuni giornalisti, tipo alcuni di noi, o ehm, vedi soltanto l'episodio, gli episodi che devi doppiare di volta in volta? No, no, io vedo mm. gli episodi di volta in volta. Ah, me? Mm. No, no, non ho visto niente esatto. prima, n non ho avuto modo... Eh, né se avessi avuto modo avrei voluto in realtà vederli prima perché preferisco mm. scoprirli a mano a mano, so è una cosa mia, visto che devo lavorarci eh, certo. sopra. Eh, preferisco, e quanto scusa, ci metti a doppiare okay. una puntata? Ah, vai, vai, no, scusa, sì, sì, no, 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 no scusa. <ride> poi faccio l'ultima domanda: quanto well, ci metti più o meno a doppiare un episodio? Cioè, a seconda ovviamente di eh, quanto c'è il tuo personaggio, ci sono, no? Beh, ci, sono dei, ci sono delle puntate dove Joel parla di più, è più presente, ci sono più situazioni mm. che lo riguardano quindi ovviamente c'è più materiale no, da lavorare quindi ci si mette di più e ci sono invece delle puntate dove parla di meno e quindi automaticamente ci metti meno tempo. Diciamo che una puntata nell'arco di un paio di turni si fa. Mm da parla un po' ah, ok, Sennò anche meno. okay. 21. Che, sì, i turni sono da tre ore se non ricordo sì. malazzo, giusto sì. perfetto sì, sì. Okay, quindi sì ok io e, ho una domanda che no è da tantissimo l'effetto <ride> quando ti hanno chiamato e ti hanno detto senti Lorenzo ma Joy l'altra volta eh, che emozio, a livello emotivo è un personaggio al quale sei legato ok e sì, e sì ovvio. Eh, ma sì, ma fine. guarda, mi è capitato di, già di parlarne, ma è una cosa carina. Mm, eh, ci, sono allora, ci sono affezionato perché è un, personaggio è, un, è, un, è un soggetto che mi è piaciuto da subito. Eh, eh, sì. ehm, però poi in realtà l'affezione è, è cresciuta anche in proporzione al numero di, di, di persone che mi hanno scritto. Non è un segreto, mm. insomma, veramente ah. io... Eh, siamo un po' tutti social, no? In qualche modo, io non lo sono molto, però diciamo, ho la mia pagina su Facebook, su Instagram, per cui ma la quantità di persone che ha scritto per Poi, è bello perché ti ringraziano. In fondo per me è un lavoro, però ti ringraziano perché gli è piaciuto, perché è servito per superare chi ha avuto un momento difficile si è, è sentito mh, come dire rinquadrato da, da, da questa storia che poi è la storia in realtà che fa no, la, 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 la differenza poi sicuramente la performance dell'attore che sta leggendo sicuramente incide, però è, è la storia di per sé che è importante però insomma diciamo che ho avuto un riscontro di affetto che onestamente non mi aspettavo, veramente non mi aspettavo e, e infatti ogni volta che ne parlo ne approfitto sempre per ringraziare perché davvero alcune persone mi hanno dedicato delle parole che raramente ho sentito, e tra persone che non si conoscono perché in fondo non ci si conosce, finché si è amici su, su, sui social non si può dire di conoscersi veramente e invece io ho avuto dei pensieri veramente molto molto carini, profondi sentiti non me l'aspettavo davvero eh, eh, il è casting cioè forza. col fatto che chiaramente già avevi collaborato con, con Sony per uh, il doppiaggio dei videogiochi chiaramente quindi nel momento in cui uh, c'è stata la scelta delle, delle voci insomma per, per il mercato italiano chiaramente cioè, mh, è stato più facile, non lo so, convincere HBO, come com si è svolto uh, il, il dietro le quinte. Di, eh. Sì, per, sì, per de, de, della, 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 della tua scelta. scelta anni, sì. Sì. Sì, sì, esatto. Eh, io, io, in realtà, mh, mettiamola così, non è stato così scontato. Ah, Anzi, beh. Non, è stato, non ah. è stato affatto scontato. E, mh, diciamo che Sicuramente l'affetto della gente, come dicevo prima, ha, ha creato no, tanta, tanta aspettativa, per cui quello ha sicuramente influito. E poi è chiaro che anche gli addetti ai lavori, che io definisco così, ma insomma eh, tutte le persone che fanno parte della, della, della lavorazione di questo prodotto qui, eh, non tutte, alcune, eh, hanno pensato di, di, di probabilmente di puntare. Su chi aveva fatto probabilmente un buon lavoro a livello di, di videogioco. E per cui io ho avuto modo di parlare col, con, con il direttore della, della serie, mm. eh, che è Stefano Santerini, e lui era assolutamente è convinto di questa, di questa scelta qui. Per cui sicuramente devo dire grazie anche a lui. Certo, poi, poi, poi il resto lo rifletto in modo parziale perché comunque questi sono tutti discorsi che non toccano l'attore, passano sopra la testa dell'attore. Certo. L'attore mm -hmm. sa le cose, a giochi fatti e quindi certo. io so un, una parte che è questa e mi basta tutto sommato. Mm -hmm. Mi basta, certo. sono, sono, sono riconoscente per la fiducia e quindi motivo in più insomma, per cercare di fare. Ma lavoro. anche perché, come dici tu, non è per nulla scontato che questo accada. Uno, però poi io devo dire che quando c'è stato l'annuncio che si è sentito sul trailer, la voce, io ho visto il web che si è, è esploso di felicità. Non è possibile, ma è vera questa cosa? M ho <ride> sentito bene, <ride> io non, non, vorrei dire, non vorrei dire una sciocchezza. Scusami che, che ti ho interrotto. Non vorrei dire una, una stupidaggine. Credo che per quello che riguarda eh, tipi di videogioco. Che diventano serie piuttosto che film. Io credo uh -huh. che sia la prima volta. Per cui. A insomma, memoria, sì, ha... eh, sì. Per cui questo ha un significato. Insomma. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì. Um, posso leggere qualche domanda che stanno facendo nei commenti? Perché ce ne sono alcune molto carine. So. C'è Vess che parte a bomba con una domanda e dice: Lorenzo ha sempre detto che la scena della morte di Sara l'ha doppiata per ultima. Ricordiamoci, diretta mm. spoiler, abbiamo aspettato apposta. Non, non, Era non, buona non, la averla, non ho mai detto di averla doppiata per ultima, ho detto che eh, l'ho vista e l'ho incisa. L'ho vista credo due o tre volte la scena, ma poi l'ho incisa ed è stata buona la prima incisione. Questo, no, no, non per ultima no, anche perché essendo un lavoro mh, fatto come si lavora sui film, per cui... Scena per scena, no? cioè una, ah, certo. una, una, una consecuzione delle scene qui per cui mm -hmm. tu segui l'evolversi della, della storia. La scena arriva mh, più o meno boh, dopo mezz'ora, tre quarti d'ora più sì. o meno del sì, gioco, sì. non ricordo, ma mh, abbastanza all'inizio. Per cui l'abbiamo doppiata quando ce la siamo trovata di fronte. Insomma, era esattamente come fare un film, però l'ho vista, l'ho vista credo tre volte, puriché l'ho incisa ed era buona la prima quello sì e chiede com'è stato riapprocciarsi a questa scena che è fortissima <ride> però in un altro in un altro medio ovviamente <ride> anche in questo caso è stata buona la prima guarda <ride> eh, no abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti piccolissimi cambiamenti eh, a livello di battute di, dia di dialogo di monologo in realtà ma eh, cose piccole, in realtà, l'unica vera eh, l'unico vero timore che avevo, e poi adesso, siccome non l'ho vista, non so come sia andato. Ma l'unico timore che avevo io su questo sono molto scassaballe: era che, eh, essendo stata così forte la prima volta, avendone parlato molto spesso, perché poi chiaramente i ragazzi le ragazze chiedono spesso di quella sequenza lì. E quindi, avendola in qualche modo rivissuta dentro la testa tante volte, avevo paura di essere eh, scontato, cioè di non essere più veritiero nelle, nelle reazioni, nelle emozioni, perché poi alla fine è vero che si tratta di recitare, però è anche vero che come la recitazione si basa su emozioni autentiche. Eh, la prima volta è più difficile, ma in realtà è molto più facile la decima volta o la cinquantesima o, o la centesima se la prima incisa e 99 sono parlate e raccontate la centesima rischia di essere un po mh, non scontata anche perché sai no. che c'è tanta, tanta attesa per, per quella sequenza lì e quindi la paura era che che non venisse qualcosa di, di spontaneo di genuino ecco. poi sono Tanti sono più pedatore per cui <ride> non preintendetemi però si cerca sempre di in qualche modo di trovare la chiave per sorprendere in qualche maniera qui di sorpresa mm. ce n'era poca perché chi ha giocato sa eh, sapeva quello che sarebbe successo però e, darla per scontata è sbagliato mm. Mm. Ah, buonasera, buonasera. Eh, volevo fare un'altra domanda che propone Agente Cooper che anche questo è molto interessante perché eh, chiaramente doppiare un videogioco e doppiare una serie è una cosa leggermente diversa, almeno credo in realtà, dico chiaramente ma non lo so, è che pensandoci da profano forse un conto è sentire la voce di un doppiatore di un videogioco e un conto è vedere l'interpretazione di, di un attore eh, come Pedro mm. Pascal, credo, non lo so, mm. infatti qua la, la domanda che viene posta è se ti sei dovuto adattare a Pedro Pascal o hai tenuto un po' il tuo Joel come base. Allora, è una bella domanda, è una mm. bella, bellissima domanda e, e non voglio farla troppo grossa, nel senso che <ride> non voglio fare del cinema, non voglio eh, esagerare nei concetti, però è, è vero, eh, Joel è sempre lui, per il personaggio è mm. quello, però l'attore è diverso, è, è, è estremamente intenso, intendiamoci, ma non è Troy Baker qualcosa di un certo, pochino certo, diverso sì, sì. quindi si tratta in realtà di traslare Joel su un altro attore che però è ancora Joel e quindi in realtà mm. sono piccoli aggiustamenti un po' li faccio io un po' tante volte ripeto per fortuna c'è un direttore alle spalle quindi che ti coaviva, che ti supporta che ti aiuta eh, che è bravissimo e, mh, per cui sono, sono piccoli aggiustamenti il personaggio è lui eh, l'attore è un altro però onestamente io non sto trovando delle differenze particolari insomma, ripeto, sono veramente piccole cose magari, magari, mm. magari il, il, lo spettatore fatica anche a rendersene conto, in realtà chi ci lavora ci fa molto più caso, anche se sono piccole cose mm. sappi che Rufi 1993 dice che gli <ride> spiace per Joel ma resti il Sanji più <ride> fedele alla voce giapponese <ride> Non scapperai mai da questa cosa, Lorenzo, non ce la puoi fare. E fra 40 anni ti lo diranno ancora. Eh. Va bene, ti voglio bene anch'io, no, eh, Però è effettivamente molto bello questo paragone. Perché eh, ricordiamo che comunque eh, nella serie TV di, di The Last of Us è stata chiamata anche Beatrice Caggiù a doppiare test di nuovo. Quindi abbiamo un ritorno anche di test quindi non, abbiamo anche. Questo parallelismo dove quando sentiamo parlare i due personaggi, o oh, sono i due personaggi del gioco, come dicevi tu prima, e yeah, sì. a livello di, di interpretazione, immagino che post-COVID la situazione sia rimasta tale, salvo colpi di scena, ma si doppia ancora da soli. Non c'è stata l'occasione di poter fare qualcosa di insieme per avere un rapporto tra voi due, ancora a magari legio, più eh? vicino. Eh sì, esatto. No, esatto, no, cioè ma le a leggio, a leggio, a leggio, ormai non si doppia più insieme, ah, per, una sì, sì. per una questione di tecnologia, eh, ah, okay. eh sì, ormai e il, il fatto di purtroppo senza entrare in tecnicismi che sono sì, sì. a volte anche noiosi, ma sicuramente il fatto di non poter più lavorare a leggio a me personalmente è una cosa che manca tantissimo. Eh. Eh, ci si abitua, eh, per l'amor di Dio, ci si abitua tutto, per cui... Però eh, l'intesa, l'atmosfera, le, le, le emozioni che si creavano tante volte in scene particolari a due, eh, sono cose, secondo me, difficilmente riproducibili oggi. È vero, qualcuno va e incide prima, tu ti fai mandare l'inciso in cuffia, non so, okay. di testa, nella fattispecie e quindi o lei fa la stessa cosa con me eh, e quindi in qualche modo l'ascolti e cerchi di essere, come dire, il più realistico possibile fra finta di averla a fianco ma non è la stessa cosa adesso... non è comunque la stessa cosa ma mm. era così già eh, prima quello... del covid? perché non, non so bene questa... <coughs> sì. Mm. sì, è già da un po' di anni eh, con l'avvento come... delle nuove tecnologie è così un po' un peccato, sì, effettivamente. Quello... Sì, a livello interpretativo ed emotivo eh, si perde, indubbiamente si perde. Si perde nel, nella misura in cui poi uno non riesce, sforzandosi, a rendere lo stesso, intendiamoci. Certo. Però, insomma, eh, per me, che sono uno che vive anche molto delle emozioni che, che, che riceve certo. chi gli sta a fianco, chiaramente eh, è un peccato, insomma. Eh, poi io sono cresciuto così e quindi... Sì, no, è un ragionamento lui... che in verità sento fare a molti, parlandone anche con Francesco Rizzi, ad esempio. Lui un anno poco, un anno, due anni prima del Covid, ebbe l'occasione di, di eh, lavorare a due, a Leggio, per un personaggio che in verità ha una sorta di doppia personalità, dove parla metà in un modo e metà con un altro attore. No? In quel caso lì c'è stata l'occasione. E lui ha detto ancora in quel caso lì di come effettivamente quel metodo di recitazione sia... Ovviamente, totalmente diverso, anche dalla miglior cuffia, dal miglior audio che ti sparano in cuffia, Quindi eh, l'ho capito, quello è vero, è vero, mm. E dalla chat c'è Ma... una domanda, se no, io ne ho poi una. Sì, allora leggo un paio. Eh, qua stai chiedendo una cosa un po' personale Beh. se avessi fatto la, la scelta, di dover... <ride> però qua, sì, secondo me, qua si va un po' troppo, eh, avanti, diciamo, sì. immaginiamoci. La prima puntata, manteniamoci sulla prima puntata, ecco, per non... anche mm -hmm. perché c'è chi veramente non conosce il videogioco. Eh, per... e... <ride> Ti ho e... rispondere... un attimo. <ride> Risponderei molto okay. volentieri, però Vabbè, non so di se... sì o no, così, senza argomentare. <ride> assolutamente, senza alcun dubbio sì. Beh, eh, assolutamente. Ok, assolutamente. Non okay. ci penserei neanche un secondo. E l'altra domanda, che vabbè, era, è stata un po' già ricevuta già risposta un pochettino quando parlavamo di appunto Pedro Pascal, però effettivamente questa è una curiosità che ho anche io, che non sono particolarmente ferrato su, su questo argomento, cioè veramente se ci sono delle differenze particolari tra il doppiare un videogioco. E il doppiare una serie tv, tra l'altro, quello che so, cioè perché io di ambito videogioco conosco poco, però sul fronte del cinema della serie tv, spesso sappiamo che vi vengono mostrate addirittura soltanto delle immagini nere con il riquadro della faccia o della bocca. No, Cose cioè, veramente no, non a, me, a, me non, a me non è mai successo. A me non è mai successo, si, mai no, no, no. no, no c'è cioè, il video, vabbè, <ride> eh, ma io. <ride> Sì, grossissimi problemi delle difficoltà perché comunque, perché comunque l'ambientazione al di là delle eh, musiche degli effetti, le atmosfere tutto ma insomma tutto concorre Con a, e aiuta l'attore a ricercare insomma, un, un minimo di credibilità, un minimo di, di senso in quello che dice uh -huh. se si recita bisogna capire in quale contesto ci si trova se vedi una faccia uh -huh. o peggio, magari una bocca e due occhi Mm. Allora, a questo punto tanto va a tornare alle onde sonore, per quanto mi riguarda, oh, è certo. la stessa cosa. <ride> Beh, però, in questo sì, senso io... la, 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 la più grande differenza che hai trovato nel, nel um, appunto recitare, nel doppiare il videogioco tra il doppiare il videogioco e il doppiare la serie, c'è cioè, qualcosa che hai trovato veramente di diversa, al di là dell'appunto l'avere davanti delle facce diverse. Ti Mi Lorenzo, ci dici di tutte le volte che facevi gli ansi? quando lui soffriva, veniva colpito perché devi fare anche tutto ah, oh, ah, uh, uh, lo sforzo, quella cosa lì hai, hai dovuto fare. L'unica differenza, differenza, secondo me, è che quando ti sparano nel gioco ti colpiscono 20 volte, ma eh. in qualche modo ti puoi curare. Inefinite nel seriale non sarebbe plausibile questa cosa <ride> però no no tolto quello, tolto quello eh, mh, ribadisco un concetto che probabilmente da qui sarà anche venuto a noia ma eh, nel 2013 quando abbiamo fatto il videogioco di della storia certo. noi per la prima volta abbiamo lavorato su un videogioco come se fosse un film dall'inizio mm -hmm. alla fine avevamo tutto pronto ed è una cosa che dieci anni dopo capita Ancora non spesso, non soprattutto, sicuramente non sempre, comunque non spesso adesso capita, a volte succede, ma all'epoca era assolutamente una, una supernovità, infatti, ma non sono stato il solo che ha sgranato gli occhi e detto: Ma che meraviglia! Ma cos'è? Sembra un film, fantastico, fantastico! Quindi anziché la famosa onda sonora, noi doppiavamo un film proprio capito? Molto, ti, saresti divertito. ti saresti aspettato? Adesso non so come. Uh, am am ammetto di essere uh, ignorante nel, nel quanto tu sappia o meno di, di videogiochi. Ma uh, mentre, mentre lavoravi appunto al doppiaggio del, del, del primo, uh, della Stovase, inteso chiaramente come videogioco, ti aspettavi tutto quello che poi sarebbe successo uh, intorno adesso, insomma, all'accoglienza del, delle persone. Anche ah, sia nei videogiochi ah, sì. sia nei conservati del videogioco che verso il tuo lavoro, ma mm. di, tu parli della risposta del pubblico, sì, 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 la, la popolarità, pubblico, sì, sì, esatto, proprio la popolarità, no, diciamo, sì. no, a questo, a mm. questo livello, no, no. Eh, avevo detto eh, con i, i ragazzi con cui abbiamo lavorato in quelle settimane. Ho detto questo gioco è una bomba! Questo gioco è meraviglioso, ma è meraviglioso in tutto personaggi, storia, ti fa pensare, ti, ti mette di fronte a delle scelte, chi in un modo... Chi, come certo. io, io sono un videogiocatore, non ero un videogiocatore incallito, adesso lo sono ancora meno, per ovvi motivi, ma comunque perché crescendo un po' perdi certe belle abitudini, però mi ricordo, insomma, gio, giochi, ne ho, ne ho passati tanti, soprattutto da ragazzino, poi da ragazzo, ma non ce n'è stato mai nessuno che, che mi abbia entusiasmato come ha fatto questo, violentissimo e bellissimo e commovente. È... Io mi ricordo che ho detto, io non, non lo so come andrà, la mia idea è che spaccherà il mercato. Mm -hmm. Comunque ne avevo già fatti tanti per, e non, non l'avevo mai detto di nessuno. Veramente è stato che, esatto. bellissimo. bellissimo. Che, qui ci chiedono se secondo te Pedro Pascal è un Joel convincente. Um, hmm. e quando lo doppi senti una qualche affinità con questo personaggio, cioè con questo attore insomma. Eh, allora io eh, chissà se riesco perché ho tanti pensieri riguardo a questa domanda, <ride> chissà se riesco a, 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 a realizzarli tutti verbalmente. La prima cosa secondo me che bisogna fare è scindere i ehm, Baker Joel da Pedro Pascal Joel. Cioè, mm. se qualcuno che ha giocato al gioco di della Stovasa si è innamorato di questo gioco, non deve guardare la serie pensando di rivedere la stessa identica cosa, provando mm. le stesse emozioni. Perché la storia è chiaramente si rifà al gioco, ci sono delle mm. differenze. Non eclatanti, ma ci sono, ma è l'approccio, secondo me, che è sbagliato. Se si parte dal punto di vista del ho amato follemente il gioco, guardo con lo stesso tipo di occhi la serie. No, la serie è un'altra cosa. Pedro Pascal non è Troy Baker, Joel è Joel, ma va guardato con occhi vergini dal mio punto di vista mm. è come se fosse una cosa nuova. Non lo è, ma è come se fosse una cosa nuova. O perlomeno io cerco di guardarlo come se fosse una cosa nuova. Sì. E... Avevo delle altre cose, ma ovviamente me le sono dimenticate. <ride> Beh, se senti affinità con Pedro Pastor. Ah, affinità. Eh. E... Mm... Io qualche affinità la sento con Joel, ma anche mm. qui non è per mm. farla troppo grossa. Perché il personaggio, per come è stato immaginato. Eh, scritto e poi interpretato parlo ovviamente anche qua del gioco la prima volta uh -huh. perché della serie non parlo ancora eh, la, la disillusione su, su tante cose, la diffidenza il fatto di non voler eh, provare affezione, gli ami dopo un certo tipo di, di trauma che <ride> ma insomma l'approccio verso tanti aspetti della vita eh, me l'hanno fatto amare immediatamente io sono più invecchio più mi vedo in tante cose sue mettiamola così Pedro, Pedro Pascal è la prima volta che, che lo doppio e nel suo essere molto aderente a Joel devo mm -hmm. stare attento a non fregarmi a non dire nulla e nel suo essere estremamente se mi passate il termine minimal eh, mm -hmm. lo trovo mm -hmm. molto bravo molto convincente molto molto intenso eh, mm. per cui mi piace chiaramente però le, le, le affinità insomma le trovo verso il carattere del personaggio ma e allora a proposito proprio del carattere del personaggio secondo te qual è la caratteristica psicologica di Joel che gli ha permesso di diventare un personaggio così amato da tutti quanti? Cioè, perché Joel e non un altro personaggio da una qualsiasi altra serie, zombie o con delle creature simili? Cioè, cosa ha Joel che effettivamente c'è qualcosa che moltissimi altri personaggi non hanno? Per te, è ovviamente, è una risposta tua. Allora, non certo io non... io av avrei avrei dovuto giocare a molti più giochi zombeschi eh, anche racconti schi, non, per eccetera, non per forza eh, giochi non per forza giochi anche racconti io... non lo so eh... ho io ho parlato anche... di disillusione in qualche, modo, guarda, in qualche modo io penso che eh, Troy Baker anche lì mi rifaccio alla, pri, quindi alla prima versione di, mm -hmm. della storia di, della Stovase eh, in, in qualche modo, abbia un pezzettino di tantissimi di noi, cioè tanti di noi, in poco o tanto, si rivedano in lui in qualche maniera. Bello. Perché è lo sconfitto, perché è sconfitto lui dalla vita, fondamentalmente. Uh -huh. Quello che capita all'inizio lo rende una persona, un uomo sconfitto, finito, morto. Lui è vivo, ma è morto uh -huh. in qualche modo. Ha una sorta di redenzione che rifiuta. E tutti noi nella vita, secondo me, abbiamo dei momenti, grazie a Dio, non come il suo, ovvio, ma dei momenti <ride> dove, dove ci sentiamo sconfitti. Poi chi è, più, chi, è, chi è più tragico, chi è meno, chi piglia la vita di petto, eh, però dove diciamo, vabbè, ba basta, mi sono rotto le scatole, non voglio più. E in qualche modo invece poi andando avanti troviamo altri motivi, altre cose, conosciamo altre persone per cui vogliamo tornare ad aprirci un'altra volta e lui in qualche modo segue questi passaggi e per questo che dico che in piccole cose o in tante cose di quello che è il suo escurso nella storia del gioco secondo me tantissimi di noi si trovano si ritrovano in lui diversamente io non credo che avrebbe avuto eh, il successo che ha avuto il personaggio e soprattutto Politico, non posso dirlo. Eh, io credo, io credo, che, io credo, che il finale in cuor nostro magari qualcuno non lo vuole ammettere, ma, ma dai, su, non raccontiamoci palle, eh, lo sappiamo. Joel è umano, comprende i difetti, effettivamente esatto. il fatto che sia un personaggio così umano lo rende... Con poderoso. le debolezze, sì, sì, assolutamente, con le paure, mm. soprattutto mm. Con, le paure. Mm. con le paure. Joel mm. è un uomo pieno di paure, ah. pieno di paure e infatti il fatto di essere pieno di paure ti porta a rifiutare delle nuove responsabilità, essere responsabile di, di altre persone comporta, come dire, delle, delle nuove angosce, delle nuove preoccupazioni che lui... Qualche modo rifiuta o mm. fino a un certo punto rifiuta. Infatti, sì, poi, sì. secondo me, torna ad essere una persona che vive nel momento in cui accetta di scendere a patti con le sue paure, accetta di prendersi di nuovo carico di qualcosa o di qualcuno. Mm. Eh Sì, poi c'è tutto il concetto sul tempo che è sempre molto affascinante, il fatto che è legato all'orologio, no? quindi quello che dici tu le paure che si riflettono nella serie anche ogni volta che eh, il regista po pone attenzione sul fatto che lui si riguarda questo orologio e chiaramente non mm. sta guardando l'ora perché è un orologio rotto, no? E che potenza che hanno solo queste scene e il fatto che il tempo ricomincia a scorrere da un determinato punto della trama in poi, che ovviamente non anticipiamo per, per non rovinare l'esperienza, però sì, bellissima, la questione delle paure è ipervera. E... Sì, 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 assolutamente, bellissimo. bellissimo. Okay, allora, sì, io non so se avete altre è, è, è domande. Bellissime queste domande. Belle. Eh, non so se sì. i nostri lettori, cioè i nostri lettori, io sono un po' eh, i nostri, chi ci segue, eh, mi sa che hanno esaurito le curiosità. Ehm, non so se voglio. Aspetta, vediamo un attimo se c'è qualche commento, perché poi mi perdo veramente. Um, beh, a parte che Ves. Dice che se eh, sì. la tua voce è <ride> dappertutto, <ride> si sente <Trassofato>. circondato <ride> esatto. Tra l'altro, tu hai una affinità ehm... anche con Naughty Dog. perché Ricordiamo che comunque Lorenzo è anche il fratello di Nathan Drake di Uncharted. È Sam sì, Drake. sì, eh, è quindi... vero, eh, eh. chi altro lo sa. Film. Film, sì, altro, film. <ride> esatto. altro, altro, altro gioco che è, è sbarcato al cinema. Eh, cioè, scusami, altro gioco dove eh, che hanno preso e di cui hanno fatto un film in quel caso, e, e altro gioco sul quale ho lavorato come se fosse un film. Mm. Nel eh, quarto, perché capitolo, loro hanno quando... questo stile molto narrativo, eh? eh sì, <coughs> decisamente sì. Che infatti, come diceva Lorenzo, in verità un po' lo stanno copiando. Che grazie a Dio è aumentato il numero delle produzioni videoludiche dove si doppia finalmente non a schermo nero. Eh, quindi bene, bene, ne sta guadagnando chiaramente il doppiaggio nel mondo dei videogiochi sicuro il gioco, i giochi in generale ne guadagnano uh, uh. adesso siamo abituati comunque a vedere delle produzioni tripla tutte molto curate anche sotto l'aspetto uditivo ovviamente ma quando uscì The Last of Us nel 2013 fu una meteora perché eravamo abituati ad altro anche a cose molto buone ovviamente però la media non è la media di adesso è una media di veramente dieci anni fa eh, a livello di qualità quindi io ricordo che quando giocai ad Us dissi, ma questa cosa non è mai, cioè un videogioco non è mai stato interpretato in questo modo. E, e arrivava come un film, come dicevi tu, ma anche al pubblico, non solo a tu che eri in e sala me. a doppiare. Per me era un film. Mi eh, rendo eh, conto che la, la differenza, difficilmente ci, ci si riesce a rendere conto di quanto per, per, per un attore o comunque per chi fa questo lavoro, quanta differenza faccia. Lavorare all'interno di un contesto, di vedere persone, ambienti, oggetti e sentire musiche, e quanto lavorare su una voce, semplicemente una voce, cioè l'onda sonora, il giorno e la notte, non c'è paragone. Sì. Scusa, scusate, c'è la gente qui perché fa una domanda che effettivamente esatto. va... che, Visto che sei un po' abbonato anche agli scenari post-apocalittici <ride> o comunque sia, esatto. effettivamente effettivamente fra... Fra non è, in modo. <ride> <ride> è una domanda corretta anche questa bel mesh Ma up credo, della... credo che avrebbe perso il suo aplomb onestamente sempre molto corrucciato sempre molto altro disilluso eh. Vedi. ritorna questa cosa nelle tue interpretazioni e evidentemente <ride> Oh, dai. Dai. Oh, eh, no, dai, vabbè, ci, ci sono un sacco di cose belle poi nella mia vita, grazie a Dio, <laughs> però, però <zug> eh, credo che sono uno, uno, degli, uno degli svantaggi della, eh, uno dei pochi, perché in realtà più vivi e meglio è. Quindi, però, del mm. fatto di andare avanti no, nella vita, di, con gli anni, di invecchiare, e quindi vivere sempre più situazioni, conoscere, eh, le disillusioni ci sono, c'è niente da fare. Ti ti, ti, forgiano, ti ti portano anche un po' a cambiare come persona. Non smetti mai di modificare un pochino il tuo modo di essere. Aspetta, quando sei bambino e ragazzo, chiaramente il passaggio è molto più lieve. Però poi sono le esperienze che ti che determinano il tipo di persona che sei. Quindi. Benissimo. Allora, io direi che con il commento di Ves, ti lasciamo andare diciamo al resto della tua serata perché Ves dice una cosa senza fare spoiler. Mm. Il discorso finale tra Ellie e Joel nel 2, quindi qua stiamo parlando proprio di: fra un bel spoiler pop, dello spoiler di, bellezza, di un anno e, e, un... e mezzo. No, no? Ma non sta spoilerando nulla, dice <ride> no, di no, Pazzesca, che... le lacrime, mai visto un doppiaggio così di qualità in un videogioco? E quindi questo è il suo intanto, eh, il intanto grazie da fare. Intanto grazie, credo di, di, di aver capito perfettamente qual è il dialogo a cui si riferisce. Io lo metto a livello di intensità sul, uh, sullo stesso piano della famosa scena della prima puntata del film. Beh certo. Mettiamola così. Ecco, a livello di intensità è, è la stessa cosa. Sono situazioni chiaramente diverse, ma a livello di intensità anche per, per dove è messo, quando arriva. Eh, l'emotività e l'impatto è lo stesso infatti non, non, ovviamente non ho pianto come fece ho pianto nell'altra scena ma mi sono emozionato da pazzi, perché quello era un monologo e la situazione devo dire passatemi la forzatura, il concetto era più facile perché chiaramente era talmente drammatico, che era molto più facile questo è, è un'esplosione compressa e diluita perché dura un po' di più, come, come, come durata della, della scena, per cui è un'altra bomba, anche questa. Va bene. Dai, allora, noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero tantissimo. Ti auguriamo anche buon lavoro. Intanto, buona visione Grazie. se stasera riuscirai a vedere l'episodio, o esatto. <ride> <in> una delle <ride> prossime <ride> sere. Adesso e... vado a cenare, e poi dopo <ride> mi metto sul. <ride> Beh, Mamma ti possiamo mia. dire che è stato un ottimo... Io la puntata l'ho vista tre volte, di cui una volta anche <ride> doppiata, quindi devo dire, almeno da, da parte mia, sappi che... Non so, poi tu giudicherai se le intenzioni sono, sono poi state... diciamo il risultato è stato in linea con le <ride> intenzioni, ma ti dico che è stato un ottimo lavoro veramente. Grazie, grazie mille. Ci Va bene, e buon lavoro tutto poi tutto per il resto. Per per le prossime settimane, una volta a settimana il lunedì sera sicuramente esatto. ci possiamo collegare esatto. <ride> sì. grazie, no, grazie. Maurizio86 grazie ti ringrazio, ti ringraziano tantissimo tutti quanti, va bene buona, buona serata allora grazie ciao, a voi grazie. buona serata. Ciao, Buona cena Lorenzo ciao, all ciao. 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 <ride> allora no. ragazzi eh, es esatto veramente un saluto a Lorenzo Scattorin vi ricordiamo che eh, appunto The Last of Us va in onda ogni lunedì in versione eh, doppiata aspettate che lo, lo stiamo salutando ancora dietro le quinte ciao vediamo, sì. non, so come... non so come si fa ecco e, <ride> dicevo va in onda il lunedì in lingua originale e poi lunedì dopo in eh, versione doppiata e vi ricordo anche che no se n'è andato anche il nostro <ride> il <ride> vabbè vado avanti con il mio reminder vi <ride> Mi ricordo che questa il bello oh della diretta che questa, mh, questa diretta è, è realizzata in collaborazione non con troppo Now. che Luca è scomparso ecco. si è completamente autobannato Luca tutto a posto, eccoti qua <ride> Pam. Io non Tutto ho idea, okay? è ecco proprio opera ha fatto. Ho visto lo sfondo del destro, ma non ho capito cosa è successo. scusate. log off ti sei autobannato. Vabbè, va bene così, sì, è incredibile. E... allora, noi entriamo in questo, in questo con questo mood un po' giocherelloso. Nella seconda ora della nostra eh, serata in cui chiacchieriamo di The Last of Us anche con voi nei commenti. Però, aspetta, Vede, le mani. prima di sì, perché sia l'Ode allo sponsor. Scusate, io lo devo fare capire. Ah, sì, no. <ride> ok, Ma va, lo, lo dico a chiare lettere. Ricordavo che la, che la diretta è realizzata in collaborazione con Nao che trasmette in streaming, che propone in streaming la serie. Um, dunque, adesso io entrerei un po' più nel dettaglio proprio di The Last of Us eh, sì, serie sì, TV, sì, sì. anche perché abbiamo parlato tanto del videogioco, poi c'è l'esperienza del videogioco che abbiamo avuto tutti noi. Però ci sono un po' di cose che io ho, ho notato vedendo la serie. I fili d'erba. Certo. I fili... Luca, ecco. non sa sto... no, ah. Luca non sa sta storia e quindi, mm. e quindi adesso no. Come la... non la so? La storia dei fili d'erba a te non la sai. Allora, non io la prima vole... cosa che è successa. Allora. L'avete detto in una live? No, forse se vuoi vero che lo dice. Eh, sì, certo, sì, però chiaramente... eh, ah, ok. Ok, però okay. eh, no, io quel giorno io eh. Eh. Certo. Eh. Io, beh, la Io poi mi sono confrontato, certo. Io chiesto cosa mi viene normale. Ragazzi, la live è spoiler. Quindi, ok, uh, sì. ecco cosa succede. Che abbiamo visto tutti, quindi la, la, la prima puntata, vediamo che. Quando uh, andiamo nel 2033, cosa succede? C'è questa bella scena. No, 23. Di... 23. 23. 23. 23 che dico? 23, 23 su... il, È il 20 gioco. 20 anni, sì, sì. Um, C'è questa bella scena di questo ragazzino che si uh, avvicina alla, alla zona di quarantena arriva e viene accolto in maniera <ride> come dire... bottom esatto un po come succedeva fino a poco tempo fa quando andavamo in un aeroporto quindi è tamponato è positivo e quindi che succede e dopo c'è questo stacco in cui prima avevamo visto proprio il dettaglio delle scarpe del ragazzino eh. che, che camminava in mezzo all'erba che precedeva insomma la zona di quarantena e poi vediamo inquadrato, adagiato su un fianco il cadavere di un ragazzino che è, 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 è tipo con la testa bendata ma uh, indossa chiaramente le scarpe dello stesso ragazzino visto prima perché lui è lui e chiaramente è stato <ride> uh, fatto fuori perché era uh, infetto dal, dal Cordyceps e praticamente Bernice ha impiegato tre puntate per <ride> 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 ho rivisto alla terza, allora io ho rivisto adesso Ed. faccio il full proprio um, sì. diciamo, full disclosure esatto <ride> esatto, esatto, esatto perché no, la bear, bene. la full disclosure è... E eh, ma ragazzi parlando Beh. con me e Niola in chat io in quella scena proprio stavo ammirando Le... la bellezza dei fili d'erba in 4k <ride> al che il mio io commento vorrei... è stato Andre Andrea allora capisco quando ti dico oh ma sai che ho visto questo film che a te è piaciuto per me è proprio una sozzeria <ride> ah ma ho, capi ho capito che quindi Bernie quando guarda il film guarda non lo so le texture dei tessuti <ride> <ride> non lo so quindi ecco rimanderemo a un'altra live su un'altra nota serie tratta da un'altra nota saga fantasy questa polemica è andata così ok come è andata io ho visto il primo episodio tre volte Dopo la terza volta, mi sono reso conto che mi mancava un passaggio veramente perché continuavo <ride> a capire come mai ci fosse questo stacco così brusco. Cioè, dovete ripensare morti brusco, tutti cioè, no, a quella sequenza. Come funziona? Cioè, c'è il salto temporale, e tu ti ritrovi dopo questo prologo micidiale, veramente anche deprimente, cupo, Eccetera, eccetera, ti ritrovi in un paesaggio praticamente di liaco, <ride> in mezzo al, al bosco in cui c'è questa inquadratura con un, quasi una sorta di crepuscolo, non crepuscolo, però una luce uh, veramente brillante, con questi fili d'erba veramente <ride> in alta definizione, bene. ma realizzati molto bene. Cioè hanno speso so metà, metà del budget della puntata per quei fili d'erba, eh. Io ho guardato il bambino che camminava, ma in particolare, e vedevo che camminava un pochettino come se fosse una specie di zombie, no? Perché ha questo modo di camminare un pochettino perché è stanco morto. Arriva a Boston, lì per lì non ho mai guardato ste scarpe. Poi nella scena dopo tu vedi la signora che gli fa un test, però non si. almeno, io non ho ricollegato che quel test dicesse che era positivo. Non ho capito tutte e tre volte che ho visto, non ho capito che era positivo. Poi, se andate avanti nella serie, vedrete che nel secondo episodio viene usato questo stesso strumento e si capisce veramente che cosa è positivo e negativo. Se non sbaglio, no, è... io lì per lì non è... l'ho capito. Alla fine, no. della, alla fine della prima puntata, ah, giusto, e pure, ok. Vero sì, vero ma non, ma è, comunque do, è comunque dopo, ok quando la signora gli dice vabbè tranquillo bambino adesso ti diamo una medicina e poi farai tutte le cose mangerai tutte le cose che ti piacciono di più io ho pensato gli dice questa cosa perché forse è tipo morto di fame che ha camminato un sacco e la medicina sarà una specie di non lo so vaccino tipo contro l'ebola contro l'epatite contro questo e quest'altro perché chissà dove è stato sto bambino e se vuoi entrare nella nostra comunità devi farti questo vaccino poi c'è lo stacco <ride> avevo in testa queste scarpe di, di questo personaggio e dicevo ma perché la signora che sta buttando praticamente un cadavere dietro l'alto ci resta così male perché non vuole proprio questo qua con le scarpe e io ero, tre volte l'ho vista sta scena e tre volte non l'ho capita. Dopodiché, ho fatto veramente quel 2 più 2, ho detto, non sono ah... le scarpe della Lidl. Ah, esatto. Esatto. <ride> il, 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 Niente, il mio sì, commento eh... è stato lo stesso, la Schindler's List ti è entrato proprio dentro, la, la bambina col cappotto <ride> no, rosso. E io comunque ho anche, anche ricordato guarda, che di Caprio E eh, vabbè, ho capito, cioè, eh. se vedi che comunque sia sì, è insomma frequente. No, il mio amico aveva capito cioè... che era lo stesso bambino, ma non aveva capito che aveva, ave... che aveva che rubato uno, le scarpe, aveva neutralizzato. Ah, non aveva cioè. capito che gli avevano fatto un'eutanasia, cioè che la medicina in realtà era: raga, lo sopprimiamo e eh. tanti saluti. Eh, e, eh, vabbè, questo comunque eh. per dire: che è <ride> bisogna fare due anni le serie se ti chiami Andrà, Francesco Berni. <ride> perché Sono preparatissimo su The Last of Us perché ho visto questa puntata. <ride> ma che mi piacerebbe essere stato nella tua mente quando hai guardato quella scena dove gli dicono: No, ma non ti preoccupare, ti daremo del cibo, e avrà detto: Ma va che, bravo, oh, che bello. Sì, bravi, no, che belli, proprio bravi ragazzino, è, è stato, stato proprio fortunato. Hai trovato delle grandi persone. Ma tra l'altro, la, man, la, che... man mano che va avanti la puntata, ogni tanto mi dicevo: Comunque, quel bambino è messo lì così. Ma perché? Cioè, capisco, forse dobbiamo identificarci in un, in un personaggio che arriva ex novo a Boston. Ma perché è sparito nel nulla? Cioè, <ride> L'unico sopravvissuto di Boston diciamo che eh, Njola, no, o niola o riccardo o valeria o qualcuno dei miei amici a cui ho raccontato questa cosa perché poi io amo eh, diciamo umiliarmi davanti a chi mi conosce eh, qualcuno di loro ha detto sai quando io eh, mi chiedo come mai nelle serie spiegano veramente tutto eh, ah no, no scusate, io, io te l'ho detto vede. io, te, io ho, detto, ho detto andre ho detto ti sei la dimostrazione che quando facciamo gli articoli no, noi ma insomma non è che li facciamo sono gli articoli in cui viene Spiegato il finale di un film o di una serie dove può capitare che sostanzialmente ti il finale a spiegare quello che succede, esatto. Il finale è spiegato che non c'è nulla di recondito, effettivamente hanno una loro utilità perché è, un il primo, è il primo fruitore eh. di, 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 di certi contenuti, vede ti, tipo perplesso di essere perplesso. Dicono: Avete sentito la mancanza eh, della sì. scena del videogioco in cui le luci vengono eh. fucilate nella ZQ? Beh, io ho letto Rai, una... Che un... okay, madonna ragazzi, che infarto. <ride> <ride> no, ragazzi, sono solo a casa stasera, appunto, qui ancora un sacco di Eco. A parlare di no, horror A entrata. Sara, non lo so, boh, vabbè. vabbè. voi avete visto ah, sì, sì, questa sì, mostanza? Io non, no, no, Io non particolarmente. No, io forse diciamo... la ciamo alla fine... Bene, andiamo. Sì, sì, L'adattamento no, no, che eh, dice Devo la porta a posto? Ok, sì, sì è che pedistico. A me non interessa più di tanto, non è mai interessato. Cioè che sia, anzi, apprezzo molto il fatto che si sia scelto. Ma adesso ne parleremo meglio di questo aspetto: sì, infatti, esatto. si sia scelto di riprendere paro paro delle cose, okay. però poi non, è, non sono lì che dico questa cosa delle spore, per esempio, mm. a me non, non mi, non so, mi fa impazzire a livello di oh mio dio, avrebbero dovuto farlo uguale. Tra l'altro è, esatto. è stato anche spiegato da Druckmann e da Craig mm. Magazine, ah, Magazine sì. no, Craig Madsen, il motivo per cui ha, hanno preferito questa soluzione post-Covid, diciamo, in cui la, ora che la gente ha le, ha le idee un po' più chiare su come funziona la diffusione aerea, sarebbe stato poco sensato tenere le spore lì intorno sì, e sì, basta. Sì. E quindi, mm. Ma guarda, però sì, Andrea non so voi no 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 assolutamente d'accordo tra l'altro l'altro giorno venerdì abbiamo ovviamente giocato su bed la prima parte di, di, del, del gioco e quando siamo arrivati alla scena quella delle spore, abbiamo tutti confermato anche in chat che la scelta che è stata fatta di cancellarla in questo modo di riadattarla è molto sensata perché loro passano attraverso dei corridoi e delle stanze sono a distanza di un metro e mezzo da dove devono mettere la maschera che è chiaramente follia certo, che non sì, la sì. utilizzino cioè nei giochi esiste una cosa chiamata dissonanza ludonarrativa che ti permette di scusare degli elementi di narrazione irromanzi realistici che nei film non puoi e quindi devi trovare una soluzione eh... che io applico ogni film e serie sì, tipo sì, che vedo sì. <ride> <ride> <Gesto>. giustificando qualsiasi <ride> scemata di sceneggiature cioè no, no vabbè ma tralasciamo ma quella è sospensione dell'incredulità ah, nel vero. videogioco la dissonanza esatto. tu lo scusi con la semplice scusa di è un videogioco Cloud che ha la spazia sì, c'è sì, sì, cioè, sì. lo zaino con dentro 800.000 <ride> oggetti. No. Sì, no. ma poi, ragazzi, cioè, ricordiamoci appunto che, che The Last of Us sia l'uno sia l'uno che il due, comunque sia, c'è il, il momento in cui tu comandi o Joel e, mm. e c'hai Ellie che comunque sia, magari eh, sei attaccato da tutti. E lei sta lì. <ride> c'è cioè, è, 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 è vero, normale che c'è eh, un discorso in cui magari Sorvoli su certe questioni collegate all'intelligenza artificiale. dei dei, dei certo. personaggi non giocanti o, o quelli che appunto non stai controllando direttamente, eh, se no appunto cioè, diventerebbe troppo castrate dal mio punto di vista l'esperienza videoludica. Sì, per non parlare delle ellissi narrative bene... di tutte le sezioni di combattimento che la serie fa e che fa in modo estremamente intelligente. Perché sì, se sì. dovessimo mettere in scena tutti i combattimenti, le puntate durano otto ore e per metà si sparano. E invece in questo caso c'è un'ellissi narrativa estremamente ben strutturata che porta la narrazione a essere molto emotiva, molto ritmata, ma senza darti quella sensazione di oddio, mi sono perso la scena dove i personaggi nel gioco vanno da un punto A a un punto B. Mm. È, sì, è sì. veramente bellissimo da quel punto di vista la serie, incredibile. Poi ci sono. Che poi dopo delle, vedrete, cose... vedrete più avanti, ma ci sono delle cose ecco, molto intelligenti. Mm. Ah, vedi. Beh, 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 de de dei videogiochi Del linguaggio dei videogiochi sì. eh, sono riprese delle situazioni come. Sì. Eh, qua mi sa che è la seconda puntata, però, tanto. È spoiler fino alla madre, prima oggi. Un... Sì, però, comunque, la seconda è okay. andata in onda ieri, sì, non da ieri. Non sto spoilerando nulla se dico che c'è un punto in cui. Ehm, Joel e Delli parlano. E si conoscono uh -huh. un po' meglio e nel frattempo c'è Tess che sta facendo il giro di, un, di una zona per andare a non mi ricordo se verificare no, o no. sbloccare qualcosa. È letteralmente un c espediente che esatto. capita spessissimo, bene, soprattutto no. nei no. giochi di Noti sì. Dog. Tra l'altro, che c'è un momento di dialogo narrativo, e nel frattempo un personaggio sta sbloccando una situazione, e questa ma, cosa qua no, tradurla sì. anche... nella serie TV è geniale. <ride> Ma anche Benissimo. Joel quando, quando torna nel suo appartamento, che leva il listone di, di, dal pavimento e si prepara appunto il, gli item da portare dietro. Poi, appunto, ah, eh, esatto, sì, Niora l'ha scritto anche nella recensione dopo che, che ne avevamo parlato nella, nella nostra chat: c'è cioè l'effetto sonoro del, del videogioco quando la guardia si accorge che loro stanno sgattaiolando via dalla, uh, dalla zona di quarantena. Poi, dopo, appunto, ripeto senza entrare nel dettaglio, anche perché così rispondo ad agente Cooper. Io, io l'ho vista tutta la serie, tutta la prima e l'ultima puntata. Erano uh, screener, mh, diciamo, non ancora sì. del tutto finalizzati. Per mm -hmm. cui, no, okay, le per puntate cui li sto rivedendo. Sì, no, ma assolutamente no, le prime messe, Credo che le prime due o tre puntate fossero finalizzate in toto, a parte i titoli di, no, di, no. di testa. No, beh, ah. ci sono anche. Av avendo rivisto due volte gli screener, e adesso sto rivedendo sì. la terza volta. Ah, ah, ti ah, posso, ti due ti ti no, posso okay, ricordare io, okay. che negli screener ci sono addirittura sopra le scritte, cioè ci sono dei, dei cambiamenti di fotografia, sì, molte. sì, 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 quello è vero. Esatto, sì, sì, però, no, più in avanti, cioè, vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio. Vabbè, di però, non cosa, però non ecco, dettagliamo queste cose. Ehm, no, no, esatto. Però appunto, sì, le ho viste tutti, sì e comunque sia più in avanti vedrete delle situazioni che dici cavolo ma questa è una cosa appunto che succede nel videogioco o succede nei videogiochi diciamo più convenzionalmente parlando e, e l'hanno rimessa in scena e, e c'ha senso ecco ah, sì. bello. e che però bello. ci sono delle però per esempio nella prima parte nel lungo mm. prologo eh, c'è l'inseguimento diciamo in mezzo ad Austin eh, quando cercano mm -hmm. di scappare da Austin che secondo me è una delle scene più, per Beh, me personalmente, gli... più terrificanti Beh, che abbia visto in tv ultimamente ed è pedisticamente ripresa dal videogioco, sì, sì. però Chi io mi ricordo che il videogioco a sua volta, tra l'altro eh. è vero perché poi in realtà hanno detto che allora aspetta perché mi ricordo di aver letto recentemente qualcuno diceva ammazza ma comunque hanno ripreso paro paro questa scena da ehm, da dal come si chiama a quiet place e giustamente c'erano ah, a quiet place che riprende paro beh. paro da de la Us e mo' de ah, sì. da gli uomini effettivamente eh, però nel videogioco era tutto il punto di vista di Sara giusto? Che... sì 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 lei si esatto. muoveva, si appoggiava sul seggiolino, guardava sì, fuori. Sì, sì. Mentre qui sì, sì. è più, diciamo, non è così spinto su di lei perché, anche perché, cioè c'è tutta la parte prima che è eh. molto incentrata su di lei come personaggio perché eh, c'è lei che va a scuola, che torna, va dal logiaio, lo va dalla signora da, da, signora prefungo diciamo e, però poi invece quella sequenza lì inizia già un pochettino a crearsi uno scollamento eh, <ride> tra noi e Sara perché sta per succedere quello che succede e noi siamo spettatori in quel senso. Per cui, insomma... Posso dire che secondo me però lo scollamento c'è dall'incidente dell'auto al momento dell'incidente hanno trovato questa bellissima soluzione registica dove è vero non è in terza persona come il gioco dove tu ti muovi ma la telecamera è posta quasi fosse una soggettiva di Sara dal seggiolino posteriore e in verità lei mm. si guarda attorno come se fosse effettivamente la Sara del mm. videogioco ed è bellissima sì. secondo me come soluzione perché avrebbero potuto farla vedere un po' da davanti a, a metà Beh. tra i seggiolini di Joel e di fra... il... Tommy, Tommy. Tommy. E invece, Tommy, 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 e invece è posta leggermente sì. indietro, veramente come se noi stessimo guardando il tutto dagli occhi di Sara quindi è una bella soluzione mm -hmm. che va a citare un po' il gioco ma che dà anche un effetto di siamo i passeggeri di un'auto che sta andando praticamente a morire in una situazione drammatica con quell'escalation che poi, c'è cioè, nella serie che a me è piaciuta dell'aereo la scena dell'aereo io ho mia, i, brividi. Scena, i brividi quella scena è veramente incredibile quella sequenza è secondo me eh. cioè, tanta roba mia. E ehm, I dialoghi, che belli. Sì, no, io, allora a questo proposito, 2013 giochiamo al videogioco. <ride> che bello, c'è stato l'11 <ride> settembre, ma sono passati eh. 10-12 anni. Viviamo certi traumi, però, cioè riviviamo certi traumi nel gioco, però comunque il gioco in sé è una sorta di zombie post-apocalittico game, eh. Nel quale non ci possiamo particolarmente calare, nella situazione, ok? Tant'è che la forza di quel videogioco è il fatto che ci sono dei personaggi umani, per cui tu ti identifichi in, nelle loro vicende umane. Qua il problema di The Last of Us, serie TV, è che. La, hanno fatto le, la cosa geniale, e qua mi ricollego a chi eh, citava il fatto che lui è un reduce di Desert Storm. Se non sbaglio, mm, sì, era eh, Cooper, eh. è che era il commento di Cooper. Si. Sì. Eh, per Tommy però diceva... non Joel. No, il pick up era di Joel uh, il pick up Sicuro di Joel... No, no, non arriva sì, a prenderlo. Sì. Tommy. Ah, si, sì? ero convinto. Io fosse mi ricordo, Tommy, eh. Guarda, mi sa che è Joel che è, che è stato no, no, a eh... Desert Storm, però. Ah sì, ok, ora no, può essere, può essere, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Vabbè, comunque ricordatecelo anche voi nel, nel, nei commenti. Detto questo, quello che voglio dire io è che la, la serie è stata, diciamo, spostata, c'è cioè questa parte nel 2003 mm -hmm. e quello che succede lì nel 2003, io mi ricordo, eravamo tutti, Luca, tu, io non mi ricordo bene, sei molto più piccolo di noi, giusto? Sì, hai tipo 28 sono 88. anni. Sono dell'88 no, no, no okay. Io non io mi ricordo mai <ride> assolutamente allora, non sai vecchio, 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 ma non troppo. Vecchio, ma non troppo. Esatto. Vecchio, ma non troppo mi piace. Ok, no, è solo per dire che ah, quando c'è stato l'11 mm. settembre eh, ce lo ricordiamo tutti non molto bene. Abbiamo eh. tutti un trauma, credo, generazionale. Eh, mm -hmm. E quindi rivedere la primissima parte di de questa serie, eh, con quel quando succede tutto il patatrack. E sai che sta succedendo qualcosa nel mondo, succede qualcosa intorno a te, ma non ci sono i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, ok? Mm -hmm. Quello già è, a me ha richiamato un sacco quel tipo di trauma, quel trauma da 11 settembre, veramente. Um, mm -hmm. Dopodiché c'è tutta la parte pandemia, però, e quindi la parte a Boston, ovviamente noi abbiamo vissuto e, e un lockdown diverso, però anche lì yeah. richiama un doppio trauma. Quindi io devo dire che per quanto il videogioco, che tu lo giochi e quindi vivi quello che stai, che, che succede, immedesimandoti tantissimo, eh, funziona in un modo, ma la serie ha questo, fra virgolette, vantaggio di prendere veramente guarda, guarda. a piene mani da più traumi eh. <ride> generazionali eh. e tu, anche eh. se non lo stai giocando, tu, lo, io mi sono, la prima puntata mi ha veramente turbato tanto, eh, anche se non è un horror di quelli, ma mi ha turbato per questo, perché ti senti... Eh, non lo so se anche a voi ha fatto questo, ha richiamato certi, certi spaventi da 11 guarda. settembre prima e poi certi spaventi da lockdown dopo cioè. no, a me da lockdown, ma guarda ti, ti, ti racconto anche perché. Perché allora mh, il giorno credo fosse il giorno in cui la sera poi, eh, all'epoca Conte ah, okay, annunciò, annunciò il esatto, ecco dicevo io annunciò il lockdown. È successo che praticamente eh, io devo andare a recuperare mia madre. Che dovevano dimetterla dall'ospedale per, oh, no. per un intervento, no? Ma ragazzi, vi giuro, vi giuro, è stata un'esperienza che ancora io ci penso e mi dico: Ma cosa, cosa cazzo ha vissuto? Perché allora eh, sapete, ancora non, non è una città grande, non è Milano, però comunque, sia c'è un ospedale regionale che è gigantesco, è enorme, perché chiaramente è, è il polo principale dell'ospedale del, uh, della regione. Quindi io arrivo lì. Erano le tre del pomeriggio. Normalmente alle tre del pomeriggio il, il, il parcheggio gigantesco di questo ospedale chiaramente rigetta, rigetta macchine e umanità. Io arrivo lì, il parcheggio era quasi deserto. Quindi, entro entro nel, nell'androne dell'ospedale, che normalmente anche lì gremito di gente, invece c'erano, se sì no, le persone che lavoravano lì dentro. Vado verso l'ascensore che sapevo che dovevo prendere per andare al reparto insomma dove era ricoverata mia madre. Passano due infermiere. Dove è passato di lì? Si è passato di lì. Presto bisogna pulire assolutamente tutto, non far passare nessuno. Io. Già <ride> così. Quindi... <ride> ecco, quindi ragazzi, ragazzi sì, sì, sembrava una scena, c'era la sala che aspettava in macchina. Io vado di sopra al reparto della mia madre, chiaramente uh, mi danno subito la mascherina, perché ancora peraltro non è che ti... c'erano mascherine ancora in giro, eccetera, eccetera e ragazzi, io devo entrare però a recuperare quantomeno uh, la televisione e, e i bagagli di mia madre. Sì, sì, ok, lei entri, poi se ne vada via subito faccio in tempo a prendere le cose con questa borsa, il televisore nell'ascensore, l'ascensore, dove già comunque si è toccato i tasti con il gomito, certo. sono stato in ascensore in apnea, perché... Così esco fuori, ambulanze che passavano, in quel momento c'era l'elicottero e le ambulanze che stavano. Io ho fatto, cioè, se ci, se ci fosse stata una, una macchina da presa, da un registro dietro di me sarebbe stata una ripresa col, col mio corpo, visto da tre quarti, appunto da dietro, che fu, seguiva il mio, il mio sguardo. Sembrava veramente lasciato un film, ma un'ansia, ragazzi, colossale. Quindi, rivedendo il, il prologo. Del, del, di quella scena de, de, della serie sì, un attimo, proprio cioè, sembrava il meme quello col gatto che vede le immagini della guerra alle spalle, no? del cane, insomma che... sì, Madonna. è stata abbastanza ehm... ecco. gente Cooper cita effettivamente c'è cioè una pre un pre-prologo, la sequenza dei 60, eh, un cazzotto nello stomaco sì, in relazione sì. al covid e poi a, avrà molti cioè, chi ha visto il secondo episodio sa che c'è comunque ci sono dei flashback nella serie, ci saranno. E eh, questa cosa, tra l'altro, questo approccio, secondo me, è molto interessante e molto intelligente. Perché, comunque, stiamo parlando sì. di una serie che. Inevitabilmente deve anche espandere un po' la mitologia e il contesto. E io ripeto la questione 11 settembre, l'ho messa in relazione perché vedere un momento in cui l'intero mondo eh, viene messo all'erta su qualcosa mm. e, attraverso quei mezzi che c'erano nel 2003, mm. e cioè televisione e radio, e tu bambina te ne vai in giro e senti alla radio e vedi la gente che guarda mm. la TV, oggi stanno tutti al cellulare, ma all'epoca no, non così tanto, assolutamente, certo, non c'erano No, no. Quindi a, a me ha, risveg ha risvegliato quello perché io mi ricordo quando successe quello, quando finì l'aereo in mezzo al Grattacielo Pirelli qua a Milano. Stessa cosa, camminavi oh, in strada nonna. tutti a guardare la TV a dire che succede. <ride> Quindi mi ha un po' messo questo tipo di, di ansia. Però immagino sì, sì. che ognuno poi avrà i suoi i veri horror, le <ride> veri serie eh, thriller come queste riescono a risvegliare traumi un po' in tutti noi e ce ne saranno di traumi che verranno risvegliati. Giustamente notiamo mm. lo psicologo, lo psicologo suggerisce. Eh, sì, comunque nella parte iniziale, il prologo, prologo, c'era quel momento dove ah beh, ma non preoccupatevi, Cordiceps, potrebbe attecchire solo se si alzassero le temperature globali. Mm, mm, <ride> ah, che tra bello, ma che bello! Ma che bravi, bello! Yeah, ma infatti sì, ma infatti sì. <ride> Bravo! Io io, eh, io Ma io, questa cioè, è un po' un'ottima scrittura. è sì, sì, assolutamente. Bellissimo, bellissimo, guarda il prologo: il pre-prologo, quello con i due, <ride> mh, con i due quei diciamo, esperti, è, è quello che ti fa capire subito quanto questa serie sia scritta bene. È scritta da persone mm -hmm. che vogliono fare anche world building in un certo modo. Ehm, eh sì, francamente, bastano quei primi pochi minuti per capire davvero che sei davanti a quel tipo di serie. Poi abbiamo visto tutti, Chernobyl. Sì. Madonna, sì? Madonna. Sì. Ecco, sì, 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 beh, certo. Io sì. ricordo che sì. quando è stata annunciata la serie sì. ed è stato annunciato che c'era Craig Mazin, ho detto: Ok, direi sì. che siamo in ottime mani, francamente. Sì. perché era già un horror Chernobyl per come era girata, Mamma per come era concepita, come era strutturata, sì, sì, sì. E poi la cosa affascinante per è che Craig Mazin viene da tutt'altro genere. Perché cioè, se pensate che ha lavorato una notte da Leoni okay. a Scary Movie sì. 4, quale... sì, sì, c'è cioè, sì. proprio. incredibile. Jacopo Schiavo, a me il finale oh. della prima puntata, dove parte la canzone anni '80 che predice il peggio, l'ho trovata una soluzione elegante e originale. E non diciamo nulla, ma sappiate che questa è una cosa molto, eh, molto, narrativamente molto utile. Eh, mm, mm, e sì. molto intelligente, mm. davvero. Vede, chiedono, tu che hai visto tutto, senza spoilerare, sì, eh. per favore, è violenta cosa? come i videogiochi la serie? Ma, mi sembra abbastanza in linea anche se per me peraltro appunto la cosa più, più violenta accade nella parte 2 dei, videogio sì. dei videogiochi per cui ecco adesso senza stare a citare magari per chi non lo No non, però non credo che per violenza, violenza in termini di gore anche. Eh, sì. eh no beh appunto sì eh, mi, sembra, mi sembra in linea. Nel... Sì sì ok sì. Nelle puntate, nelle, nelle, non ho viste tante, ma nelle puntate l'ho ho visto. No, anche male, perché a, a livello di, di violenza e di sangue, la cosa più, più tosta avviene nel primo atto, diciamo, della Stovaz, parte 2. Ecco. Penso che abbiamo che... capito tutti di cosa parlo. Ah, ecco, attenzione perché ci, ci viene suggerito un articolo. Sì, ci fu un, ah, ecco, un, un comunicato direttamente su, su questa questione, quindi sì. Sì, ah, no, eh sì, che sì, dissero di che la serie sarebbe stata leggere. un po' no, meno violenta torno. di... Mm. Aspetta, eh, perché sì, l'hai sì, messa... Sì, la linkiamo qua. Perdonami, ho sbagliato? Mm. Ecco. Comunque si sì. sì, è l'ospedale di Torrette, questo è un conterraneo, mm. suppongo, case matte, Va bene. Mm. <ride> Dopodiché, ci sono delle cose in particolare che, che vi hanno colpito di questa prima puntata, degli aspetti al di là del riprendere pedissequamente alcune cose anche passive. Ma visive. a me è piaciuta proprio perché non riprende. Allora, a prescindere dal fatto che: vabbè, qui magari è stato anche un atto di fede. Già al tempo della diffusione della prima foto, mi era sembrato che, ok, se l'approccio è quello che. Vediamo dalla, da, dalla diffusione di questa prima immagine. Ok, uh, mi, ave, avete <ride> se non altro uh, conquistato la mia curiosità e, okay. e, e la mia attenzione. No? In realtà a me è la prima puntata, ma in genere poi vabbè, è un commento che estendo a, a, a tutta la serie, eh, piace proprio perché si sì, eh, ripropone, ma in realtà adatta. Cioè la prima puntata eh, anche... La, la parte del rapporto fra uh, Sara e, e Joel è inevitabilmente più approfondita rispetto al videogioco. Nel videogioco quant'erano tipo 15-20 minuti lì? E qua siamo quasi 40 minuti, quasi metà puntata o giù di lì, eh, dove peraltro c'è una, una Nico Parker che. Uh, Oltre ad essere il clone della, della madre di Tandiwe, esatto. Newton, no, Tandiwe verso perché adesso vuole essere chiamata uguale è proprio esatto, è, eh, è bellissimo. In realtà, poi il Joel di Pedro Pascali lo trovo anche più uh, spigoloso e interessante per certi versi rispetto a quello del, del, del videogioco perché Pedro Pascal per me è un bravissimo attore. Siete cioè, bene? Solo io l'ho intervistato live, si, sì, mi sa. Sì, perché io ho per preso Sì, per. Sia lui che Gabriel Luna l'ho incontrato io. Oh, sì, sì, sì. Forza e... al Comicon? Ah, forza sì, forza sì, sì, eh, sì, Abbiamo avuto il mondo di parlarci ah. al Comic Con di San Diego. Vabbè, comunque. Ah, beh, comunque sia, eh... a parte che trovo affascinante anche come si ritrovi ormai ad essere questo uh, padre. Uh, questa è una film, western eh? sì, sì, oh. ma esatto. Ma della sua base oh, è bello perché è, fondamentalmente sì, anche, anche questo: è, è, è un western apocalittico. cioè comunque sia sì, un, una storia di frontiera, di, di gatto che c'hai di, di, di persone che viaggiano attraverso gli Stati Uniti eh, incontrando territori e, e persone e mostri eh, ostili. Adesso nei film western non c'erano i mostri, eh, però ecco. È, è la, grande, sì, è la gra, es, esatto, è la, è la grande <ride> narrativa americana, poi resa ancora più, più interessante dal fatto che viene concepita da, 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 un, da un artista come Neil Druckmann, mm. che peraltro non è, è, è naturalizzato americano, perché in realtà è, mm. è israeliano. Quindi viene da, da un contesto, uh, anche lì uh, geografico, sociale, uh, politico Molto particolare, diciamo, e, e uh, come dire. Pericoloso, bah, vabbè, e, mm -hmm. e come appunto riadatta questi, questi, questi stilemi ne, nella storia di Drasto Base. e la prima puntata. Ripeto, eh, io veramente non, non ho trovato difetti. Non ho trovato mm -hmm. difetti di sorta. Sì, sì, io sono Luca. d'accordo. Il fascino che ho trovato in verità è il fatto di come questa serie sia. Ha... Bellissima su più livelli, nel senso, io la prima volta che ho visto la, la puntata, cioè la prima visione, anche l'ho vista tre volte, alla prima visione, um, eh, per me che ho giocato al gioco e sono molto legato al gioco, è stato quasi una caccia al tesoro. No? Guardavi, l'apprezzavi, apprezzavi, sì, esatto. la cercavi sempre automaticamente, quel qualcosa che avevi visto. Poi ho detto no, però non va bene guardarla così perché altrimenti diventa derivativa e non, la serie non deve essere derivativa. L'ho rivista e quindi ho notato in quel caso come in verità fosse una serie che il termine è Fill the Blanks, Fill in the Blanks, quindi va a riempire a darti delle informazioni extra, tipo dov'è Joel quando è fuori casa, cosa accade all'orologio prima della scena dove Sara lo regala a Joel. Mi è sembrata una serie che va ad arricchire in modo intelligente lo show. E alla terza visione mi sono scollegato ancora di più da questa cosa, e ho trovato che la serie è perfetta anche da chi lo show, il gioco su armi, il gioco, non lo ha visto neanche da lontano. E quando riesce a fare tre livelli di comunicazione che sono per il fan, il fan fan che vuole ancora di più, e poi in verità per l'utente casual, ah, basta, per me hai vinto. Cioè non solo trasposizione stellare, ma produzione stellare a quel punto lì, e quindi bellissimo. Io sono rimasto colpito proprio da questo, dall'amore che c'è per il mood di The Last of Us e per la capacità di riprodurlo in un media differente con estrema intelligenza e capacità, cioè veramente io sono rimasto abbagliato da questo, che non era, cioè è, è cosa molto rara nelle trasposizioni, soprattutto nelle trasposizioni di opere videoludiche, quindi bravi, bravi, bravi. No, ma infatti poi l'ho rivista sì. con, con, con Sara che lei chiaramente mentre io guardavo gli screener non, non, non li guardava ehm, perché non può, è vietato dalla legge, no, eh, è certo. vero esatto. eh, no è vero ragazzi è <ride> una battuta no, è, vero. E, <ride> è assolutamente vero, è vero. <ride> ecco e lei che si sì, ma ha seguito marginalmente mentre io giocavo a, a The Last of Us right. 1, 1 2 quindi diciamo che era uh, all'85% vergine mm. e Gradito, ha gradito moltissimo. Ha detto un po' oh, bello, cioè, eh, che, sì. che, che cazzo credo che di bella, sta serie. Eh. Sì, sì, anch'io. Ciao, Paola. La eh, paradossalmente commenti, eh. Ha giocato al secondo e non al primo. Eh, non ho, eh. E ha visto il primo. Ha detto, Oh, beh, bellissimo! E anche sapendo veramente di robe. Se lo ha goduto forse di più, addirittura sì. ha detto lei. Bello, bellissimo. No, no, no. sì. eh, Dite nei commenti se l'episodio 1 vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. Eh, mm. così li evidenziamo <ride> eh, allora ci sarebbe anche da parlare allora vediamo un attimo eh beh, sì esatto beh adesso poi c'è anche la polemica non è bocchino, solo quello vero. il concetto Jacopo cioè non è solo il fatto che è fedele è che è bella perché è fedele ma anche perché non lo è, cioè, sì, è, è da sì. quel qualcosa in più è che eh, allora, è... però mm. Sì. Mm. no no vai vai No, dicevo che è affascinante anche per come si pone in relazione al videogioco, perché non so se voi avete sui social in queste due o tre settimane ne, ne ho lette di, di ogni, adesso a quanto pare sc ho, ho scoperto che in realtà The Last of Us 1 e 2 sono dei videogiochi brutti perché non sono interattivi, questo è un po' il leitmotiv dei, dei rompicoglioni, al di là di tutto, cioè è vero che sono dei, dei giochi fortemente scriptati, perché quello è, è, è innegabile. Eh, non posso fare tutto quello che voglio della Sovaz come in Red Dead Redemption 2 o, o che ne so, in GTA. Ma che cazzo me ne frega? Cioè, non è quello il punto di quei, di quei videogiochi. C Hanno un, uno scopo diverso che, è appunto, eh, quello di, di raccontare una storia di personaggi eh, umani, appunto. Quindi con tutti i loro pregi, pregi e difetti, messi di fronte a delle scelte eh, non semplici che poi dopo mm -hmm. appunto nei, nei videogiochi vedremo come nella ne, ne, Star Wars Parte 2 eh, eh, quello che per me è giusto è sbagliato per qualcun altro e, e, e viceversa. Mm -hmm. certo. E quindi dove appunto eh, per me in realtà eh, interazione e, e narrazione sono integrati in maniera... Uh, molto molto consona al netto di tutti gli appunti che potremmo fare sull'intelligenza artificiale sul fatto che ah sì ok io sto combattendo contro un clicker e c'è elli che fa uh, 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 così cioè um, ecco no, non è quello il punto che come dicevi prima te Luca nel momento in cui io gioco con un videogioco lascio correre certe cose per me c'è stato poi io The Last of Us l'uno e non l'ho giocato all'epoca nel 2013 perché l'ammento quando è uscito nel 2013 non l'ho presi su, su Playstation 3 perché pensavo vabbè ma è la classica storia di zombie post apocalittica sì, e, e io che adoro gli zombie ma fin da quando ho 5 anni no, non mandavo eh, ecco vedi eh, fra le altre cose e... bene bene benissimo quindi l'ho conosciuto con la remastered per PlayStation 4, e cioè, ma anche lì. Ti sei pentito a, avrò... di non averlo esplorato all'epoca o no? Alla fine? No, assolutamente no, no okay, perché okay. appunto non. Sì, sì, uh... va bene, così è come... cioè nel 2013. Cioè, è come quando recuperi una serie o un film che è uscito... Cioè, io Lost l'ho visto nel Comesto. 2015. Quindi, perché? no? Anzi, paradossalmente, l'ho vissuto con meno ansia perché sai no, adesso quando per lavoro Vero. anche te quando ti arriva un, certo. un titolo da, eh, cioè, cioè te, te lo godi ma non te lo godi quando una cosa mm -hmm. la fai per, per lavoro perché siamo, siamo onesti quindi in realtà l'ho vista l'ho vissuto con proprio ah non sono goduto dall'inizio alla fine come anche il secondo fra le altre cose eh. certo e io più del primo tra l'altro ma la sì. finisco qui però parliamo un attimo invece di una... Adesso qua voglio vedere se, visto che così alimentiamo un po' la polemica, perché la polemica principale su questo adattamento voi sapete qual è, no? Il casting di Bella sì. Ramsey. E allora no voglio vedere se tutti, qua siete no d'accordo. <ride> no, però voglio sapere se siete d'accordo con me, perché io penso che ehm, proprio la, non solo la scelta di Bella Ramsey, ma anche l'averla affidato... Ehm, non lo so, eh, perché non, ho, non abbiamo avuto modo di parlare con, direttamente. Non ho letto interviste in cui si è parlato di questo argomento nello specifico. Però l'impressione è che, io che le abbiano anche dato una certa. Ehm, un, un certo spazio di manovra sul personaggio per renderlo abbastanza suo, perché, in tutta sincerità, Ellie nel videogioco è anche un po' più piccolina, come, come proprio come sembra più bambina di quanto non sia. E, e però in versione forse. Come dicevi prima te, Luca, inverosimile fra virgolette. Nel sì. senso che in una serie tv ha più senso che una ragazzina cresciuta con il passato che ha lei, con una che è nata, diciamo, nativa, nativa um, cordiceps, non so come post, dire, sì. nativa po post-apocalisse, uh, post um, sia così anche. Um, abituata alla violenza quasi desensibilizzata certo. sia così ehm, anche fra virgolette volgare no non anche totte le virgolette certo. perché hanno un modo eh. di esprimersi eh, è molto sbottata. più adulta di quello che non è veramente sì. e certo già il personaggio nei videogiochi lo era abbastanza direi che era un personaggio abbastanza sì. atipico se vogliamo però la Ellie della serie è la Ellie della serie molto più di quanto Joel sia il Joel della serie Joel Bellissimo. io lo rivedo, rivedo molto come Joel del videogioco ma Ellie è un personaggio un po' più a sé e questa cosa è una eh, presa di distanza dal videogioco ma che io trovo molto intelligente molto interessante e che permette a un'attrice come Bella Ramsey poi di fare il lavoro che fa perché secondo mm -hmm. me lei beh, deve fare tanta roba nella serie, non so se siete d'accordo con me o se ci rivedete di, di più L'elli del videogioco o meno, insomma, mm. ah, no, per come me fanno... come, Se... no, per me come, come, Pedro Pas nel senso, uh, fanno, fanno proprio, un... proprio nel senso mh, di possesso, un, un personaggio uh, mettendoci, mettendoci del loro, così, sì, come diceva anche prima Lorenzo, e, i personaggi sono quelli. Però, appunto quello di Pedro Pascal non è quello di, di, di Troy Baker e oh, quello no. di Bella Ramsey non è quello di adesso mi sfugge il nome dell'attrice che do Ash, no, Ashley so. Ash eh, sì l'ho perso eh, ah, eh, no. Vabbè, insomma eh, dell'attrice dell che è eh, eh, assolutamente anche perché poi appunto l'attrice che dà la voce uh, ah, a sì, Ellie sì. nel videogioco c'ha tipo 25 anni in più del personaggio quindi non è Caro. che <ride> eh, eh. quindi no lei brava e sui commenti che anche qui che Vabbè. sono la, cioè lascio perdere perché già c'è cioè, gente da 18 anni in su che fa dei commenti su, cioè, per me dovrebbe fare un attimo un esame di coscienza e forse anche una visitina da qualche specialista che magari ecco, lo, lo cura per eventuali turbe sessuali, varie ed eventuali. <ride> Ma a te Luca Però, invece come la vedi questa cosa? Allora, eh, io lo, forse rispetto a quello che dici tu l'ho trovato un pochino più simile al gioco più per, più, non, non nelle azioni che fa in quello che dice ma in quello che vuole trasmettere Cioè, secondo me c'è la ribellione di Ellie c'è l'essere sfrontata di Ellie quindi l'Ellie eh, io l'ho ritrovata nell'interpretazione di Bella Ramsey in modo sì. diverso, ovviamente detto questo, io ero convinto prima e, perché mi piace moltissimo ovviamente la recitazione di Bella Ramsey e ancora più convinto dopo io credo che ogni scena che c'è con lei io sono calamitato dal suo modo di parlare di recitare, di muoversi è simpatica, dolce allo stesso tempo è anche Potenzialmente pericolosa. Sembra una con la quale non scherzi, un po' Lianna, come avevo letto in chat. No, quindi ha tutti gli elementi psicologici ed emotivi per trasmettermi ciò che voglio. E io sono estremamente convinto. E chi se ne lamenta, secondo me, non ha capito che personaggio è Ellie, perché probabilmente le persone che se ne lamentano volevano addir addirittura eh, Ellen, ora Page, perché all'epoca sembrava quello un po' il design del personaggio sì, sì. per come era stato preso. poi che ci sia stato Beyond Two Soul, un altro gioco che aveva protagonista letteralmente Ellen Page ha, ha cambiato un po' le carte in tavola in quel modo lì, però la gente che cerca esattamente quello, sbaglia secondo me, è un parere mio personale per andare a ricercare una perfezione estetica di un personaggio digitale tratto tra l'altro da un altro certo. attore barra attrice, è, è come fai a farlo no? non va bene, pensiamo all'interpretazione, pensiamo a cosa sì, devono sì. trasmettere questi personaggi che non sono, sono digitali, sono persone Ok e Ellie Bella Ramsi lo fa alla grande. Punto. E ha un carattere, riesce a caratterizzare questo, questo personaggio benissimo. E io la butto lì, um... adesso esagero, a me ha attirato più mm -hmm. di Joel. L'Ellie della serie della Soprano sì, sta sì. convincendo più di Joel. Che... eh sì, Comunque... ma questo intendevo dire anch'io. Nella <ride> seconda puntata c'è una scena molto bella che eh, non spoileriamo, ma che si svolge su un'autostrada, diciamo, su un e al di là della messa in scena e tutto quanto che quando l'ho vista non screener, ma versione eh, fatta fili d'erba ehm, fatta e finita, <ride> ero lì che dicevo "Quanti fili d'erba? Wow!", intanto succedeva di tutto <ride> e mi perdevo la trama, non capivo più niente. E, però lì c'è proprio il bambino il in realtà è... <ride> nel mentre ha animato un kick. Tornava <ride> esatto, ah, no, c'è un attimo. Ho detto: aspetta, ma non è che ah, hanno lì. C'è proprio uno scambio tra i personaggi, tra, tra tre personaggi ed Ellie emerge proprio lei interpretata da eh, Bella oh, Ramsey secondo me eh, nel, modo... nel modo in cui poi la vedremo nel resto della, della serie, insomma. E c'era yeah. Pandata. Pantasia che dice: Io voglio vederla recitare ah. prima di dire la mia, però lei mi piace, sono curioso di vederla nella parte di Ellie con un po' più di spazio. Casi sì, Matte sì, sì. dice che non ha, non ha mai giocato al gioco non avendo la Playstation, ne confermo questa sensazione mm -hmm. la storia regge benissimo finora è molto dinamica e veloce anzi, a tratti forse troppo ad esempio, ah, okay. un piccolo appunto, Tess viene introdotta come un personaggio tosto e apparentemente fondamentale voi che ne pensate? Non esce di scena in maniera troppo sbrigativa qua ci stiamo mandando avanti oltre il primo episodio mm -hmm. ovviamente mm -hmm. e non stiamo a commentare questa cosa però, ovviamente il... in realtà il personaggio di Tess nella serie è ampliato rispetto al mm -hmm. videogioco Correggetemi esatto. se sbaglio, viene fatto un sì, lavoro sì, di ampliamento e anche di approfondimento caratteriale che serve soprattutto poi a Joel, perché spesso, come esatto. in Avatar, ci sono sì. dei personaggi che hanno lo scopo di in realtà mh, diciamo farti conoscere meglio i personaggi che restano, quelli più importanti, Vero. no? Sono gli specchi quasi per parlare di luce riflessa agli altri. Ha senso. Ho scoperto due cose in una. Un po' troppo. Sguardo che fa quando gli chiede se è entrata nel centro commerciale. Mi ha fregato. Basta spoiler della seconda. però rimaniamo sul primo episodio. Vediamo un po' se c'era qualche altra cosa che volevo discutere con voi del primo episodio. Vabbè, le musiche anche lì è un bellissimo. Mix, oh, questa, questa diciamo, presenza di Gustavo Santolalla è, è più che ben accetta e funziona benissimo. Anche la, uh -uh. La, la colonna sonora della serie c'era qualcosa che volevo citare eh, relativo a, a come sono aspetta. Al, ha commesso, no, però andremo avanti nei, con i prossimi episodi. In realtà, su questo argomento okay. su, sul, re, sul voler entrare nel dettaglio di, di cosa è successo, come è successo, eccetera, eccetera. Però, questo siccome noi poi faremo un'altra diretta ah, okay, alla sì. fine della stagione e parleremo di tutta la stagione insieme, per cui avremo tempo di parlarne sicuramente. E, però, poi in, in quest, nei prossimi giorni, le prossime settimane continueremo a parlare con voi di, di The Last of Us, assolutamente. Per cui, Ma abbiamo, abbiamo allora non lo so di... se. Del, del mercoledì l'abbiamo detto? No, come... no, no, ma ne parleremo, ne parleremo il, il, durante bed and Breakfast nei prossimi giorni. No, insomma. sì, sì, ma adesso al di là sì. del. Ah, si sì, vede, cioè? di testa. La no, di... Se, era, se era stato citato il mercoledì, come vabbè, dopo. Anche, no, no, te lo dico. No, no, no. La scelta musicale del Treb è ancora più effetta col primo episodio. E... ah, sì, ed è vero anche che i belli tiro sì. in testa che riprendono l'intro al videogioco. Sì, sì, assolutamente vi è piaciuta la scena? Io sigla volevo far vedere un po' i mania. funghetti che diventano gioielli, sì, ma, ma ci sono sì. dei particolari in realtà, anche la, le, le riprese della tenda della finestra. Il pulviscolo, ah, che bello, pul, bravo! È vero il, il, il pulviscolo come nella, nella schermata introduttiva. Eh, sì, no, è chiaro che sono cose che uno nota se ha giocato con, 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 i, con i videogiochi. Sono messi lì anche, no. Che poi beh, in realtà c'è questa doppia funzione perché sono belle da vedere come, eh. come inquadrature e poi dopo, ecco chiaramente, se uno conosce i videogiochi, si... ah. <ride> esatto. Allora io volevo proporvi qualche simpatico meme, giusto perché, mm. allora, solo che vabbè, non è, è una versione, nel senso, ok. Abbiamo raccolto un po' di meme molto divertenti. Questo è, io mi medesimo assolutamente in questa situazione totale. E non, già che eh, zoom, hanno, non si vede niente. Eh sì, infatti, ok, aspetta. Ditemi se vedete... Ah, no. No? cosa è successo? Orrendo, scusate. Chissà come posso fare... No, però mi sa che da Twitter è praticamente eh, impossibile, lo... per cui... Eh. Um, vabbè, così lo vedete? Così sì, così sì, così sì. Quelli da Twitter sono maledetti, gli altri no. Questi qua sono i server di HBO Max perché, come sapete, come al solito ecco, è cresciuto completamente il servizio nei primi minuti di messa in onda. Poi c'è questo che è molto bello non penso ah, di essere in ah, grado ah, di gestire ah, la visione ah. della bambina che schiappa di nuovo il che è vero perché tutti noi che abbiamo conosciuto il videogioco questo qua è uno screenshot di un video molto divertente però è più o meno <ride> anche qui quando <ride> vedi la serie ma sai esattamente tutto quello che succede cioè, nonostante sei tipo lì così uh, sì, sì, è, vero, è, vero, è vero È vero. <ride> vero, così e idem anche qua eh, siamo più o meno quando arriva lei che dici è lei e magari di capire qualcuno che non ha alcuna idea di chi sia lei e di quanto lei sia importante. <ride> allora, quando cerchi di non avere un crollo nervoso eh, per la centesima volta in certe scene di The Last of Us. Che, um, prepariamoci, perché ci saranno due stagioni come dicono qui idem, mamma mia! Tra l'altro, fra l'altro, è no, ma, ma... paro paro, c'è qualche minuscolo dettaglio diverso, ma è proprio uguale lì rivivi il rivedibile. trauma. Mm. Ah no, allora, ragazzi, scusate, questo devo riuscire a ditemi se si vede si vede in totale. Ci è cambiato qualcosa preparatevi sì, sì. va, la... perché sì, qua, sì. <ride> io vi giuro che questa, <ride> questa mi ha fatto abbastanza morire. Qui c'è qualcuno che si lamenta del, della risoluzione, Madonna. immagino. Oppure è uno dei soliti meme antipatici nei confronti della povera Bella Ramsey. Mm. Io spero che sia re relativo alla risoluzione di HBO Max. Bellissimo, Questo bellissimo. è più il secondo episodio, <ride> fa un casino quest'anno. Uh. Eh, non so se conoscete Zulander, ma questa certo. è una più bella del mondo. Questa è, sulla seconda è una meme della seconda puntata, eh. ci è stato segnalato... <ride> Bello, bello. E, però devo dire che oh. si è, si è, diciamo, è stato fatto notare come um, Pedro Pascal ultimamente abbia un po' la tendenza a dover tipo attraversare galassie o stati o nazioni tenendo, proteggendo un, un prezioso ragazzino o bambino. Allora, <ride> I prefer my real Favorite Child ad essere Maria Favorite Child? Ecco appunto. Grove, <ride> bello. Questo è un piccolo dibattito che c'è stato, diciamo, su Twitter, su... <ride> tra, chi... <ride> tra chi si lamenta <ride> del casting di Ellie e chi invece dice tu sei scemo perché è bravissima, un'attrice incredibile, e dice vai a giocare a videogioco <ride> caso mai se hai voglia di lamentarti. Questo è il nostro Vess che dice sei mia madre, <ride> ti sembro mia madre, non lo so, e qua entra... <ride> entra di prepotenza la citazione a Game of Thrones dubito mia madre non era chissà che bellezza o qualche tipo di bellezza ma era una grande guerriera ed è morta combattendo per Robb Stark questo è The, eh, The Last of Us fa, prende le distanze incredibili dalla storia del videogioco non avendo <ride> Joel che <ride> muore in continuazione <ride> mentre si gioca aiuto questa scena in particolare è abbastanza inquietante allora queste qua il sono effetto. le serate senza House of the Dragon. Però cioè per la soap, quindi <ride> direi che è un, che un sono compromesso un... accettabile. Esatto. Poi qua c'è il typecast di Pedro Pascal che non riesce a sfuggire, appunto il typecast. Quando me, prendersi cura. Ah ecco, di Reynarcos. È, è vero. <ride> no. Porca ah, miseria. Che meraviglia. Che bello. Va bene, questi sono un po' i meme che abbiamo raccolto bellissimo. e poi vedremo, vedremo quelli de, de, sui funghi, è bellissimo. Sì, mm, adesso sì. abbiamo un po' tutti. È Aspetta. vero. No, seriamente? Ma questo qua magari è un. Um, ma è vero, sta è una cosa, ma diciamo. no. Vabbè, ma sarà una. Sì, sì, un, l'avevo vista un... pure io. Okay. E forse è tipo il film preferito di Craig Masin, che ne sappiamo. Oppure è un film di Craig Masin. Eh, mi piace Ragà, molto la scena eh... quando c'è la vecchia fuori fuoco che dietro proprio che ansia, mamma mia, papà Pascal Bellissimo, mi bro, piace bro. molto posso dirlo? Oh, <ride> atten attenzione, attenzione, attenzione qua si va nel pruriginoso, eh, de sì, vabbè, de de Daddy Pedro debbie, e niente, io credo che abbiamo abbastanza a meno che non ci sia qualche altro aspetto che volete discutere o commentare su, su The Last of Us, parliamo. Comunque, ragazzi, posso dire una cosa. Mm, quasi un'ora è, un'ora e venti, il primo episodio? Sì, un'ora eh, okay. esatto, sì, sì. Ecco, un e esatto, un'ora e 20, quasi un'ora e venti di, di pilot che fila tutto liscio. Eh, ti presenta i personaggi, il contesto, la situazione, ti terrorizza, ti emoziona, eccetera, eccetera, e tu arrivi alla fine e dici, sono incuriosito mm. da questa serie, voglio continuare a vederla, e mi sembra anche un grande adattamento di un videogioco. Io devo dire che, um, what a time to be alive, perché se ripensiamo ai tanti adattamenti di videogiochi a cui abbiamo dovuto veramente... Turarci il naso e anche recenti, eh, anche molto recenti, anche moltissimo recenti. Eh, <ride> devo dire che, un, cioè, io forse non mi aspettavo di, co tanto, diciamo, di essere così soddisfatto. E quindi adesso vedremo i prossimi episodi. Mi sembra anche che gli ascolti negli Stati Uniti stiano andando benissimo. C'è stata una, una crescita sì, nel, sì. nel prima secondo, secondo episodio, incrementamente, sì. Beh. Sì, sì. Qua facciamo il toto. Secondo voi questa eh, serie finirà per... Perché questa è la cosa veramente interessante. Hanno investito Umba. Grazie. Grazie? Grazie. <ride> grazie. Grazie, per per grazie, <ride> grazie. Ufficialmente... Ti prendo ovviamente Stanley, tutti i originali. Ah, è vero? È vero. Io li ho tutti i originali. I DVD dei film di Umba. Davvero? Metto. Certo, ma scherzi. Da Lone in the Dark. Tutti quelli che sono usciti. Sì, certo. House of the Dead. Vabbè, sì. qua urge veramente... 9 9 mente... cioè, ah, sì. e ho letto lamentere sulle scenografie che sembrano finte no. ma che personalmente no. trovo no. fantastiche no. Eh? ma che cazzo ma hanno girato in esterni dopo vabbè chiaramente utilizzando no. il digitale Poi dopo... durante la pandemia quindi Tanto del caos cioè, generale. Ragazzi, abbiamo visto delle fetenzie così. arrivate al cinema in tv girate durante la pandemia. No, no no, 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 scusate, <ride> ma poi io non approvo. Cioè, cioè, no, scusatemi, no. ci sono questi. i muri, sembra letteralmente. Di, di vedere il videogioco versione eh, serie TV Vabbè. in maniera realistica e vedrete i prossimi episodi cosa viene fatto a livello scenografico, oltretutto. Che ansia. Quindi, mh, cioè non, eh... Però detto oh, questo, mh. allora stiamo parlando di The Last of Us, serie tratta da un videogioco sì, che, nonostante sia enormemente popolare, rimane una nicchia, ok? Quella dei videogiochi. HBO sì. punta a fare perché questo è quello che sta facendo HBO ormai negli ultimi anni: punta a cercare di entrare nello zeitgeist, eh, come capita eh, spesso a streamer più o meno blasonati. Um, mm -hmm. e e HBO cerca di imporsi, però di far sì che le sue serie. Avete visto The White Lotus, House of the Dragon? Ecco, secondo voi The Last of Us riusci... Scusa, non... riuscirà a. <ride> Riuscirà, secondo voi, Us a uscire da virgolo, non dico la nicchia, perché comunque è una nicchia molto ampia, ma eh, ad attira a far parlare quella roba che ne parli in ufficio. No? Il famoso, come si chiamano? Eh, il coso dell'acqua, del caffè, coffee... i discorsi da barra il ah, okay. esatto. coffee break. Entrer ma me parece pare pare in questo tipo di dinamica, mm. esatto. ma mi sembra che sì, già, anche l'aumento degli spettatori della prima e seconda puntata, sì, sì, adesso devo capire qua, magari nel contesto nostro eh, italiano, però anche da quello che vedo sui social, vedo persone tu che hai visto normalmente non parlano. È la stagione, mm. è sì. in grado la stagione di. Um... Crescere come sì, fanno sì, le serie CBO. Cioè, io ripenso a House ha sì. cioè, una sì, sì. impennata, ok? Sì, sì, beh, sì, questo secondo me, in virtù, poi è... del fatto di, di, come, di come finisce il videogioco. Eh, che quindi no, dice... certo, sì, ah, sì. ok. Quindi voglio sapere altro, ecco, allora è difficile fare delle buone trasposizioni, ma sta uscendo proprio bene, devo dire che mi mancavano un po' dei titoli con ragazzi, ma dal tono così adulto. Ah ok, mi mancavano un po' dei tipi ah, okay. ragazzi, ma tono così adulto. Ok, ragazzi i ragazzi non che stavano guardando. <ride> esatto. Qua sta dicendo è già cominciata. Nonno Lò ha visto assolutamente la prima puntata e mm. ne parlerà domani pomeriggio nella diretta ehm, Cinema e Serie TV con Nonno Lò, doveva esserci anche stasera, ma purtroppo non ho potuto uh -huh. intervenire. Tuo padre, 71 anni, vuole vederla. Ma in realtà anche i miei amici l'hanno fatto vedere, ai genitori. Mamme terrorizzate. Voi. Mamme che hanno deciso di non fare più eh, i funghi trifolati e cose di questo tipo. <ride> insomma, robe così. Per cui. E vabbè, sì, e per indietro, una mamma ragazzi, veneta è di... gravissimo: Polenta e funghi. Oh, come si fa? Oh, non fatele vedere esatto. alle mamme venete. <ride> <ride> Aiuto. No, no, no. Attenzione: sì, no, ho già giocato. già tu... stato un lume al videogioco. S sia ah, al primo che al secondo ah, sì, sì. sì sì e io vorrei ricordare ribadisco, secondo gioco giocato alla fine del primo lockdown io non mamma mia. cioè ah, quanto so che... sono stati stronzi quelli di Naughty Dog a farlo uscire in quel momento, <ride> mamma mia veramente ma quando, quando poi loro si ritrovano al cinema madonna proprio lì c'è cioè, <ride> il cinema deserto è cadente ma eh, cosa cambia adesso senso, esatto ma mm. hai messo i funghi Arkhamming, sì sì, ma poi vedrete eh, che ha visto il secondo episodio ha già visto un bel eh, finferlo schiacciato ecco esatto appunto <ride> mi prende malissimo esattamente <ride> Va bene, allora, dicevamo, Bello. ci salutiamo. Noi vi, vi rimandiamo a bettes.it per tutti gli approfondimenti, gli speciali, le recensioni che stiamo pubblicando su The Last of Us. Vi ricordiamo che questa diretta è stata realizzata in collaborazione con Now, che è la piattaforma streaming su cui trovate in esclusiva eh, tutti gli episodi di The Last of Us mano a mano che escono eh, il lunedì in lingua originale e poi la settimana dopo in italiano, no? yes, Peraltro, certo. scusa, adesso magari non diciamo con chi non diciamo quando la metteremo, però forse potremmo anche aver parlato Diciamolo. con qualcuno della, della, diciamo. della No, in realtà possiamo anche dirlo. No, non mica no, tanto c'è un embargo sul dirlo. No, sul dirlo no. Beh, in realtà, non essendo ancora andato in onda il determinato episodio, però sappiamo che sono attori. Beh, che c'entra? Eh, gli attori, cioè, vai su IMDb, sono nel trailer, quindi sì. sì. Diciamo già. che una eh, persona mo, diciamo, qua vabbè. in mezzo potrebbe aver intervistato Nick Offerman e Murray Bartlett, ah, no? E... <ride> no, no, no <ride> per parlare della puntata numero 3, ah, della che... Stovart, sì. ah, per la quale però... vi suggeriamo ah, sì, di procurarvi. Eh, sì molti, molti Kleenex sì, perché sì, sì. vi spezzerà ah. non... in due e vorrete spararvi <ride> e non perché, perché accade dei... qualcosa di simile al finale di stagione della prima appunto stagione di The White Lotus eh? no, assolutamente no. io me ne devo andare mi ricordo, grazie non so se senza spoiler però pensate una valigia Pensate, no. no, no, vede. Parliamo no, perché è molto commovente. È molto commovente. Mm -hmm. Per cui grazie per questa, però sì. Eh, pubblicheremo nei prossimi giorni um, i contenuti che abbiamo i contenuti che abbiamo realizzato in occasione di questo, di questo incontro. Poi ne parliamo, insomma. Se, quindi, seguiteci su Mette, sì, sì. per le lacrime. Vede, ti odio perché devi fare questa allusione. Poi la gente si. Con... Cioè... <ride> Vabbè, ragazzi, finita, buonanotte. È finita, è finita, è finita. Ci vediamo domattina col Ben Breakfast. Ma chi lo fa? Lo fa te, lo faccio io. Ma adesso è tornato. Adesso ma... facciamo bimbomba. 26... 20... Bim 23. Se vuoi farci, va benissimo, guarda. domani facciamo così. Diciamolo, lo fai te, Ci ma svegliamo. posso entrare un attimo e, rac e raccontare se mi è piaciuto Babylon? No. Babylon. Ma no, possiamo... Se cioè, puoi stare pure mezzo... Cioè, nel senso, possiamo farlo pure in la due realtà... tanto? Sì, no, la realtà è che... Vabbè, ne parliamo dopo. Ciao Vabbè, ragazzi. domani, domani. ci cioè, sarà a in breakfast, no, però con chi? Con, esatto. con Andrea. Con Andrea, allora, ottimo. Se sbaglio, esatto. 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 ciao. Grazie, ciao. sponsor Grazie, ciao.